labbra, sfiori la lingua, bisogna sporcarsi il ventre che strilla. Dentro i tuoi occhi specchi di vetro, se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. Buonasera, benvenuti a Florence International Radio in diretta come tutti i giovedì sera, almeno per il momento perché qui la situazione è molto grave. Vi ricordo a tutti, se volete aiutarci, in particolar modo usate l'IBAN che c'è sotto tutte le trasmissioni, perché quello non dico che arrivano immediatamente, ma comunque in un paio di giorni ci sono. Mentre le super chat e via dicendo e tutto quello che arriva da YouTube arriva fra un mese. Visto che qui l'acqua alla gola ce l'abbiamo ora, prima fate meglio e grazie a tutti, dateci una mano perché se no qua siamo senza corrente fra una settimana, ma forse anche meno, speriamo che no, via. Stasera parliamo di Mirella Gregori, la ragazza scomparsa, in diretta abbiamo Deborah Ponzio, Igor Patuno e Tommaso Nelli. Buonasera a tutti. Buonasera. 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 A voi la parola. Grazie Daniele, il nostro Daniele Bronzi, il nostro padrone di casa su Florence International Radio, che è una radio sia sul web che un canale YouTube. Questa è la Notte del Mistero, che come tutti i giovedì sera parla di casi irrisolti sostanzialmente, come quello di Mirella Gregori. Questa sera parliamo di lei, la ragazza romana di 15 anni, scomparsa a Roma nella zona di Porta Pia il 7 maggio 1983. Abbiamo con noi Igor Patruno, giornalista e scrittore, e Tommaso Nelli, giornalista e scrittore, che si è occupato, molti lo conosceranno soprattutto per il caso di Emanuela Orlandi, ma nella sua tesi di laurea si è occupato anche di Mirella Gregori e ha scritto anche una serie di articoli, ha fatto una sua indagine tra il 2015 e il 2019. Devo dire, io avevo visto anche sul canale di Tommaso i suoi contributi sul caso Mirella e sono molto contenta di poter parlare con lui di questo caso, perché secondo me ha fatto degli approfondimenti e come sempre usa una metodologia molto illuminante e interessante. E la cosa interessante, un pochettino a doppio taglio sulla vicenda di Mirella Gregori, è che inizialmente questo caso è diventato famoso perché abbinato al caso di Emanuela Orlandi, della scomparsa di Emanuela Orlandi, uno dei grandi misteri italiani. E questa è stata una cosa che ha portato a far parlare del caso di Mirella Gregori. Peccato che poi questa si sia rivelata, come dicevo, un'arma a doppio taglio, perché sul caso di Mirella in particolare le indagini sono state pochissime, perché a un certo punto, dopo un depistaggio vero e proprio che ci fu, una serie di lettere del cosiddetto fronte del Turkish, che poi è emerso, era un depistaggio che abbinavano i due casi, Gregori e Orlandi, allora si è fatta la scelta di proseguire sull'indagine, sul mistero di Emanuela Orlandi, pensando che la soluzione di questa avrebbe a catena portato la soluzione anche della scomparsa di Mirella Gregori, quando invece, ci spiegherà Tommaso Nelli, sono due casi ben distinti. Il caso di Mirella Gregori merita una sua indagine, un suo approfondimento. Può essere tardi, perché sono passati tanti anni dal 1983, sono passati 40 anni, ben 40 anni. Ma si può anche dire meglio tardi che mai, perché magari guardando questo caso singolarmente, le piste che sono state trascurate, i risvolti che sono stati trascurati, qualcosa di interessante e forse un barlume di giustizia per la famiglia di Mirella Gregori potrebbe emergere. Il nostro numero di telefono è lo 055-2477-985, lo ripeto, 055-2477-985. Vi chiediamo di aspettare a telefonare perché Tommaso Nelli e Igor Patruno possano dispiegare
questo racconto, e poi saremo lieti di ricevere le vostre domande sia al telefono in diretta sia sul nostro canale YouTube. Do la parola a Igor Patruno, grazie. Bene, allora intanto buonasera a chi ci sta ascoltando. Io direi che cercheremo di procedere andando molto serrati, perché le cose da dire sono davvero tantissime. Però prima di iniziare a seguire quella che è stata, diciamo, l'inchiesta che Tommaso ha condotto sia al tempo della sua tesi, che poi successivamente, almeno fino al 2019. Io credo che noi dobbiamo ripercorrere, cercando di chiarire bene gli orari, perché su alcuni orari, insomma, a volte si leggono, diciamo, delle drammatiche inesattezze, drammatiche perché poi, come è noto, ecco, c'è una cosa che vorrei dire, spesso non ci si pensa, no? Però ad esempio tutti sanno quello che disse la dottoressa Gerunda, che fra l'altro condusse le indagini sul caso Orlandi per, se non vado errato, 5 settimane. Disse che anche qualcosina meno. Anche qualcosina meno. Disse comunque che la tensione che si era, poi venne sostituita da Domenico Sica, questo per completezza di informazione. Comunque disse che la tensione mediatica aveva certamente danneggiato e continuava a danneggiare le indagini, e credo che uno dei motivi per i quali diciamo venne sostituita è anche perché, insomma, aveva iniziato a pretendere che diciamo i media la smettessero non tanto di informare, perché quello è giusto, deve accadere, i cittadini devono essere informati di tutto quello che accade, io sono convinto di questo, ma intanto ci sono dei tempi che vanno rispettati, mentre invece bisogna evitare di informare nel modo sbagliato, cioè nel lanciare piste inesistenti, nell'inseguire chimere, ecco. Allora, anche il caso Gregori, come il caso Orlandi e come tanti altri casi mediatici, hanno subito questa, diciamo, sono stati divorati, e nel divorarli però ciascuno ha inserito i pezzi che gli facevano più comodo, oppure semplicemente ha letto male i documenti o non li ha letti. Ecco, però c'è un dato che è fondamentale: come gli articoli che ha scritto Tommaso dal 2015 al 2019 resteranno sulla rete, si spera il più a lungo possibile, speriamo, ma comunque, no, comunque resteranno. Ecco, il web presenta un limite, cioè così come restano gli articoli scritti da un giornalista d'inchiesta, che magari può commettere anche degli errori, ma in buona fede, restano anche le stupidaggini. E chi legge, chi vuole farsi un'idea, beh, nel momento in cui legge le stupidaggini, parte già con il piede sbagliato, parte già con un'informazione che è falsata. Ecco perché in questi casi, che a me più stanno a cuore, ci tengo maledettamente, ci tengo maledettamente a che
la vulgata venga cancellata. È fondamentale, è fondamentale, altrimenti non si capisce nulla. Per cui adesso su questo ci siamo, diciamo, ci siamo confrontati, ci sentiamo, ci mandiamo dei messaggi, cerchiamo di ragionare, io cerco di capire, perché a volte magari trovo degli articoli, no, e vedo che insomma ci sono delle cose che non tornano, e quindi mi confronto con Tommaso. Allora Tommaso, cerchiamo di ricostruire velocemente, con gli orari, quello che accade dal momento in cui Mirella esce da scuola. Ok, allora buonasera a tutti, intanto ringrazio Deborah per la bella presentazione, un saluto anche a te Igor, e condivido in pieno i tuoi ragionamenti sulla necessità di essere precisi, soprattutto nella fase di ricostruzione di quello che è il momento clou, drammaticamente clou di queste vicende, ovvero il momento in cui la persona, in questo caso la persona scomparsa, fa perdere purtroppo le sue tracce e contro ovviamente la sua volontà. Allora, sabato 7 maggio 1983, Mirella Gregori, 15 anni, figlia di una coppia che gestiva un bar a Via Volturno, una strada vicino alla stazione Termini, alle 13.20 esce dalla sua scuola, l'Istituto Professionale Femminile per il Commercio e Turismo Padre Reginaldo Giuliani, situato a Via dell'Olmata 4, al tempo situato a Via dell'Olmata 4. Via dell'Olmata è una strada di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore, siamo praticamente al confine tra Rione Esquilino e Rione Monti. Uscita da scuola, dopo aver salutato le compagne di classe, si dirige al bar di famiglia. Arriva al bar di famiglia intorno alle 13.35, alle 13.40, queste sono informazioni desunte dagli atti, alle 13.40 effettua questa telefonata a casa dicendo alla mamma che sarebbe rientrata per il pranzo insieme al padre quando lui avrebbe terminato il turno e poi sarebbe stato avvicendato dalla sorella più grande di Mirella, Maria Antonietta, perché il bar era a conduzione familiare, si alternavano i genitori di Mirella con la sorella e l'allora fidanzato di Maria Antonietta, che poi è diventato il marito. Se non che Mirella poi ci ripensa e si dirige verso casa situata a Via Nomentana 91, distanza tra Via Nomentana 91 e Via Volturno 1 chilometro. Si dirige a piedi. Prima di salire in casa si ferma però al Bar Italia, che era un locale situato sotto casa sua, gestito dalla famiglia De Vito, perché? Perché lei era grande amica di Sonia, la figlia dei gestori del bar, che era una sua coetanea, avevano frequentato le scuole medie assieme, ma questo rapporto di amicizia era proseguito anche negli anni successivi e, come vedremo, poi Sonia sarà un personaggio centrale in questa vicenda. Scambia davvero due parole con Sonia, poi sale in casa, inizia ad aiutare la mamma a preparare il pranzo, se non che alle 14.45, come disse la mamma nella prima deposizione rilasciata in procura il 25 o 26 maggio 1983, qui sulla data non sono sicuro al 100%, ma perché il verbale fu redatto a penna e dalla grafia non si capisce se fu 25 o 26 maggio. Fatto sta che la mamma ha la titolare dell'inchiesta, che era il sostituto procuratore Giuseppa Geremia, che fu la prima titolare delle indagini su Mirella Gregori, disse che 14.45, 14.50 suona il citofono. Suona il citofono di casa Gregori, va a rispondere Mirella, non è il padre, bensì un individuo che rimarrà avvolto dal mistero. Perché? Perché questo soggetto si presenta al citofono, non fa capire bene la sua identità, fatto sta che Mirella, come riferisce la mamma, gli chiede chi fosse, proprio le dice testualmente, e leggo perché me lo sono segnato, se non mi dici chi sei, riattacco. E poi successivamente, queste sono proprio le frasi riportate dalla mamma in procura, Mirella disse che la terza media, in pratica, chi era al citofono? Era un individuo che si spacciò
per un suo ex compagno di classe delle medie di nome Alessandro. Costui, come si apprende dalla, sempre dai documenti, le propose di vedersi, le propose un appuntamento a piazzale Porta Pia, e con l'aggiunta di andare poi a Villa Torlonia a suonare la chitarra insieme ad altri amici. Se non che Mirella quel pomeriggio aveva già un appuntamento con alcune compagne di classe, alcune amiche che tra l'altro abitavano a Centocelle, distante quindi da Via Nomentana, per cui Mirella rimase d'accordo con questo fantomatico Alessandro, che sarebbe scesa soltanto per un saluto alle 15.30 al piazzale di Porta Pia, piazzale di Porta Pia che da casa di Mirella Gregori distava, perché poi la famiglia si trasferì e anche la sorella oggi abita da tutt'altra parte, 300 metri. Alle 15.25, dopo aver mangiato in fretta e furia, come disse la mamma, Mirella esce di casa, non prende la borsa con i documenti, perché la sua intenzione era proprio quella di fare un saluto e di ritornare a casa, visti i suoi appuntamenti successivi, i suoi successivi appuntamenti pomeridiani. Una volta uscita di casa, si ferma nel bar di Sonia e con Sonia parla per circa 15 minuti. Parlano nella toilette del locale e Sonia racconterà che Mirella appunto le riferì che era venuto a cercarla questo Alessandro delle medie, e lei tra l'altro si era anche truccata per l'occasione. In questo quarto d'ora si sono dette questo e basta, si sono dette altro, questo non lo sappiamo con certezza, perché Sonia ha sempre raccontato, ha sempre riferito che la loro conversazione si basò fondamentalmente su questa improvvisata fatta da questo fantomatico Alessandro, perché i due, Alessandro e Mirella, non si vedevano praticamente dagli esami della terza media. In quei due anni si erano visti soltanto in due circostanze: una cena di classe e un incontro occasionale a Piazza Sempione, anche perché questo Alessandro delle medie abitava a Viale Carnaro, che è una strada vicino Piazza Sempione. Si incontrarono lì per caso, perché lui stava andando a giocare a basket mentre lei stava aspettando il fidanzato dell'epoca. Era il dicembre del 1982, era un ragazzo di nome Massimo, più grande di lei, che abitava a Torlupara, che è una donna. Sonia rimase anche un po' perplessa che questo Alessandro si fosse fatto nuovamente vivo dopo due anni, e si era analoga perplessità era stata manifestata anche dalla mamma di Mirella, e più o meno sempre per lo stesso motivo, cioè ormai questi due ragazzi avevano preso strade differenti per i loro percorsi di studi e quindi anche per le loro vite. A ogni modo, alle 15.45, con un quarto d'ora di ritardo rispetto all'orario dell'appuntamento, Mirella esce dal bar Italia e si dirige verso piazzale di Porta Pia. Purtroppo, da quel momento in avanti, di lei non avremo più notizie. Ecco, allora, per chi ci sta ascoltando, adesso senza commentarli, io direi che ci sono dei passaggi fondamentali in tutta questa vicenda. Il primo passaggio è: lei raggiunge il bar e fa una telefonata. Dice che tornerà con il papà, poi in realtà, dopo qualche minuto, cambia idea, procede da sola, incontra Sonia brevemente e poi inizia, diciamo, sta con la mamma, aiuta a preparare il pranzo e poi arriva finalmente questa citofonata, finalmente, nel senso che adesso vorrei leggerla, perché chi ci sta ascoltando deve capire una cosa fondamentale, cioè gli elementi di cui tu hai parlato sono stati desunti successivamente dalle parole che la mamma ha ricostruito, e soprattutto
da alcuni interrogatori, anzi in particolare un interrogatorio, che è quello di Sonia De Vito. Si potrebbe dire che, a parte questo, è molto difficile capire, cioè oltre non si può andare, ma soprattutto che quello che noi presumiamo di sapere è costruito su un ricordo. Io non metto in dubbio assolutamente, perché tra l'altro anche Maria Antonietta l'ha detto più volte, mia mamma ricordava esattamente le parole pronunciate quel giorno, quindi io ci credo che le ricordava perfettamente, ma è pur sempre una ricostruzione. Non solo, non si capiscono le sottigliezze, si possono perdere, anche se ricordava esattamente le parole, magari c'è qualcosa che è sfuggito. E poi, soprattutto, Sonia. Sonia racconta una versione, la sua. La telefonata ha dei passaggi chiave. Chi sei? Se non mi dici chi sei, riattacco. Sei della terza media? Quindi già qui si capisce che c'è stato un passaggio, no? Ammesso che dall'altra parte ci fosse davvero, cioè poi alla fine lo dobbiamo dire, ammesso che non fosse una messa in scena quello che stava dicendo, ma noi vogliamo prestare fede a Mirella. Diciamo che non era una messa in scena e che quindi lei ha realmente interagito con qualcuno. Ecco, va bene, dimmi chi sei. Quindi ancora questo soggetto non gli sta dicendo chi sei. Poi lei dice: Alessandro. Noi adesso non sappiamo il tono con il quale l'ha detto. E poi c'è un ciao, che fa pensare quasi ad una delusione, no? Come se magari lei pensa di stare a parlare con Alessandro e poi dice ciao, oppure no, cioè poi insomma è difficile l'interpretazione. E poi è: ma sei matto? Io devo ancora pranzare. Cioè, quindi questo è più semplice. Per chi scrive dialoghi come me, è chiaro che qui c'è una richiesta di scendere subito giù, no? di vedersi subito. E poi c'è la chiusura: ci vediamo alle 3:30 a Porta Pia sulla scalinata. Ecco, in realtà quello che abbiamo, l'unica cosa della quale ci si può fidare, a mio avviso, anche se è una ricostruzione, sono queste parole. Perché tutto il resto, sempre a mio avviso, beh, insomma, potrebbe essere una interpretazione, potrebbe essere una reticenza, insomma, su tutto il resto, francamente, c'è da dubitare, c'è da porsi delle domande. Ora, quando tu hai iniziato questa inchiesta, hai fatto una scoperta abbastanza interessante. Cioè, hai scoperto che c'erano almeno 56 contatti di amicizie nei diari e nelle agende. 56. 44 femminili e 12 maschili. Però hai anche notato che da questi 56 contatti mancano i cosiddetti amici del gruppo di Sonia. Ora, spieghiamo un po'. I gruppi di riferimento di Mirella erano fondamentalmente 2-3. Il gruppo di Centocelle, il gruppo di Sonia e poi la parrocchia di San Giuseppe. Leggendo diciamo la tua inchiesta, quello che hai pubblicato, quello che ci siamo detti, possiamo aggiungere che
nel gruppo che tu hai definito di Sonia c'era sicuramente qualcuno che frequentava anche la parrocchia di San Giuseppe. Ecco, questo è il quadro. Vuoi parlarne meglio? Vuoi raccontare meglio il tipo di indagine che hai condotto? Perché io so che poi, insomma, ci sei andato giù, insomma, hai cercato in tutti i modi, sì, no, di individuare questi soggetti, e soprattutto quanti di questi soggetti sono stati ascoltati? Ecco, allora, esatto, i gruppi, partiamo dai gruppi sociali di Mirella Gregori. Il gruppo sociale principale era quello di Centocelle, che era formato dalle compagne di classe e dai rispettivi fidanzatini. La scuola che frequentava Mirella Gregori era composta interamente da ragazze, e la maggior parte delle sue amiche con le quali lei usciva oppure andava a pranzo, o queste ogni tanto andavano a pranzo a casa sua, abitavano a Centocelle. Poi lei aveva questa amicizia forte con Sonia, e queste sono informazioni che io ho tutte queste informazioni sui suoi universi sociali io le ho desunte dalla lettura dei diari e delle agende, dove lei, diari scolastici e poi delle agende personali, dove lei riportava ogni tanto quello che faceva nel tempo libero. Per esempio, in due occasioni andarono in discoteca, una volta una discoteca a via del quartiere africano, un'altra volta una discoteca sull'Ostiense, oppure Mirella aveva una grande passione per la musica, in due occasioni andò a un concerto di Claudio Baglioni. Ma in questi effetti personali compaiono anche delle giornate o al Luna Park dell'Eur o al mare con delle persone che facevano parte del gruppo delle amicizie di Sonia e di quello che era poi allora il compagno di Sonia, che era più grande di lei, era già maggiorenne. E in questo gruppo c'erano altri ragazzi già maggiorenni e quindi dotati di patente, dotati di macchina. Io ho trovato anche di weekend in località balneari del Basso Lazio, dalle parti di Borgo Grappa, dalle parti sopra, sempre in quella zona, Borgo Grappa, Borgo Sabotino, weekend dove, stando sempre a quanto scritto su questi diari, avevano anche dormito fuori nel fine settimana. Mirella poi, alla fine dell'ottobre del 1981, aveva anche ricevuto la cresima e quindi frequentava anche la parrocchia di San Giuseppe al Nomentano, un luogo che non è mai stato indagato, che non è mai stato esplorato dagli inquirenti, come non sono mai state approfondite queste conoscenze, queste frequentazioni che avevano a che fare con il gruppo di Sonia, perché di interrogatori agli atti non ce ne sono. Tra l'altro, nonostante questo alto numero di contatti, anche le compagne di classe delle superiori oppure le compagne di classe delle medie, i cui numeri di telefono erano presenti nel diario di Mirella, però anche di questo gruppo nutrito le persone ascoltate, almeno ufficialmente, sono state poche, molto poche. Basti pensare che l'intero fascicolo su Mirella Gregori dal 1983 fino alla fine degli anni 80 è composto soltanto da 357 fogli, quindi un numero molto molto esiguo. In questo incartamento poi non è che ci sono soltanto atti come audizioni, interrogatori o rapporti di polizia o carabinieri, ma ci sono anche magari lettere anonime, quindi c'è anche una
o atti, atti proforma, sì, atti di ufficio. Quindi ecco, bisogna anche scremare un numero di documenti che è già molto 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 ridotto. Io sono riuscito a parlare, è stata un'indagine molto molto complicata, perché sono riuscito a riuscire a parlare ai tempi della tesi di laurea con una sua ex compagna di classe del primo anno delle superiori, che mi tratteggiò questa ragazza affettuosa, generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri, ecco, che non si faceva proprio problemi a dare una mano se qualcuno aveva bisogno. Poi appunto una ragazza socievole, una ragazza che amava stare in compagnia. Poi dallo studio dei documenti ho ricavato queste informazioni, ma queste informazioni poi sono state anche la base per cercare di approfondire quelle zone che gli inquirenti non hanno esplorato. Per esempio la parrocchia di San Giuseppe al Nomentano, io andai a cercare il sacerdote dell'epoca, prima presso la sua abitazione, dove non lo trovai, tra l'altro al citofono mi mandarono via anche con una certa fretta, furono molto sbrigativi, e poi li telefonai e lui però mi liquidò velocemente al telefono, dicendomi che Mirella se la ricordava vagamente, che per lui era una ragazza come tante altre. Perché è importante la parrocchia di San Giuseppe al Nomentano nella vicenda di Mirella Gregori? Ecco. Questo lo scopriamo a 10 anni dal fatto, perché nel 1993 la mamma, a una giornalista, racconta che racconta una scena alla quale aveva assistito 10 anni prima, nell'83, quando sparì la figlia, e alla quale si collega un altro episodio che lei visse in prima persona nel 1985. Tutto parte proprio da questo ultimo episodio. Il 15 dicembre del 1985 di Mirella Gregori non si hanno più notizie. Giovanni Paolo II è in visita alla parrocchia di San Giuseppe al Nomentano. Al termine della funzione riceve in udienza il padre e la madre di Mirella. A quell'epoca la vicenda di Mirella era già stata accostata alla vicenda di Emanuela Orlandi, tanto che i due casi, anche dal punto di vista investigativo, procedevano assieme. E questa associazione, poi vedremo, sarà penalizzante per la verità su Mirella. Mentre aspettano di essere ricevuti, la mamma nota nel personale di vigilanza un uomo che lei racconterà, una volta che la vide, una volta che incrocia il suo sguardo, ha una reazione imbarazzata e gira la testa da un'altra parte, fa come, cioè, palesa proprio un fastidio alla visione di questa donna, e tanto che fa anche finta di non vederla. Poi parleremo meglio, fra sì. Breve ne parleremo meglio, per ora va bene questo. Va no, bene così. Quindi, cioè, che cosa fa? La mamma, niente, la mamma poi, vabbè, i genitori vengono ricevuti da Giovanni Paolo II, esatto. E poi una volta all'uscita lei sperava di rivedere quell'uomo, ma era sparito. Racconterà alla giornalista che quest'uomo era lo stesso uomo che lei, nei mesi precedenti la scomparsa di Mirella, aveva visto ai tavolini del bar del bar di Sonia, dei genitori di Sonia, intrattenersi a più riprese con Mirella e con Sonia. Di questo individuo lei fornisce una descrizione. Questa descrizione poi l'aveva portata a anche consegnare un nome agli inquirenti. Poi vedremo come va a finire quella vicenda. L'altro episodio qual è? Quello riferito sempre a... Aspetta, a cosa ti riferisci? Alla chiesa. Tu hai detto ci sono due episodi. Sì,
Sì, ci sono due episodi, perché poi quest'uomo viene, l'uomo, il nominativo che la mamma aveva consegnato agli inquirenti, viene preso in esame dal giudice istruttore Adelerando nel 1993, viene predisposto un confronto tra la mamma e quest'uomo, la mamma dice di essersi sbagliata, non riconosce in quella persona l'individuo del bar e quello che aveva visto nel personale di vigilanza di Wojtyła. Quest'uomo poi esce dalla cittadella giudiziaria, al telefono sotto controllo, viene, chiama la moglie per riferire l'esito dell'interrogatorio e pronuncia una frase che adesso leggiamo. Allora, dobbiamo dire chi è quest'uomo, poi magari lo spiegherai bene. Il suo nome è Raul Bonarelli. Sì. L'intercettazione è così, letteralmente. Per me è uno di quelli che stava lì intorno in quel periodo. Uno di quelli che collaborava pure. Che ce ne ha avuti tre o quattro di questi praticoni, il prete, no? Esatto, esatto. Questa, e questo è l'intercettazione. Questa è l'intercettazione, quindi Raul Bonarelli, che non era l'uomo del bar, questa figura misteriosa che io ho ribattezzato ignoto signore degli aperitivi, Raul Bonarelli al telefono alla moglie, senza volerlo, dà un'indicazione su chi poteva essere l'individuo per il quale, col quale era stato confuso dalla mamma di Mirella. Quindi per chiudere questo ragionamento, e per chiudere questo ragionamento, era Raul Bonarelli. Però certamente fa riferimento a un certo praticone, esatto. Che significa che praticamente collaborava con il prete. Sì, era un lui fa riferimento a questa figura, a una di queste figure che frequentavano la parrocchia e che aiutavano nell'organizzazione delle funzioni e dell'attività della parrocchia il prete di allora. Ed è questo il motivo per il quale io, il secondo motivo per il quale poi ero andato a cercare quel sacerdote, proprio perché da queste parole di Raul Bonarelli emerge un possibile spunto investigativo che è del 1993, ottobre 1993, spunto investigativo che però non fu preso in considerazione dagli inquirenti. Ma non è stato preso in considerazione né all'epoca, 1993, né successivamente nel corso della seconda inchiesta giudiziaria. E in entrambe le inchieste un errore che è stato commesso, grave secondo me, è che non è mai stato, oltre a non essere andati a cercare nella parrocchia di San Giuseppe al Nomentano, perché è un ambiente che è proprio passato inosservato, ma un altro errore commesso, il mancato confronto tra Sonia e Raul Bonarelli, che doveva comunque essere espletato proprio per completare le verifiche, diradare ogni dubbio e completare le verifiche sul racconto che aveva fornito la mamma, racconto che la mamma, ripeto, prima rilascia a questa giornalista nel 1993 a giugno, poi nello stesso anno formalizza anche in sede istruttoria, nonostante il nominativo di Raul Bonarelli lei l'avesse consegnato molti anni prima, nel 1987. Quindi, come lei era arrivata a Raul Bonarelli? Ci era arrivata perché dopo l'incontro in parrocchia cominciò a fare delle domande, a fare delle ricerche personali in zona e scoprì che nella via parallela alla loro abitazione ci abitava quest'uomo. Esatto. Allora, quest'uomo non è uno qualsiasi, no. È un funzionario della vigilanza vaticana. Quindi, noi adesso la mamma si è ricreduta e diciamo, vista la situazione, visto che stava in un confronto, evidentemente, onestamente, ha riconosciuto di essersi sbagliata. Quindi noi sappiamo però
che questo Raul Bonarelli, che appunto era uno dei funzionari più importanti della vigilanza del Papa, insomma, dice che, e che abitava a Via Alessandria, mi sembra. Via Alessandria, sì. Però fa un'affermazione estremamente importante, cioè dice che molto probabilmente la persona che aveva guardato storto la mamma di Mirella e che poi era sparita. Sì, perché la particolarità di questo signore che frequentava il bar, e questo lo disse sempre la mamma di Mirella, è che all'indomani della sparizione della figlia, la sparizione di Mirella, lui smise di frequentare il bar dei genitori di Sonia. Esatto. Quindi questo soggetto, visto dalla mamma in occasione della visita del Papa a San Giuseppe al Nomentano, visto prima dell'incontro con Giovanni Paolo, beh, insomma, c'era nell'entourage, no? Delle persone che accompagnavano il Papa, o comunque, no? Che lavoravano per questi, che hanno lavorato, no? Per la sicurezza, probabilmente, no? In questa visita, c'era un soggetto che probabilmente frequentava anche il bar di Sonia. C'è poco da fare. Alla fine questo è quello che si conclude, no? È quello che deduciamo dall'analisi di tutte queste informazioni. Esatto. Assolutamente. Bene. Andiamo avanti, perché appunto abbiamo detto che vogliamo essere molto serrati e di tempo non ce n'è molto se vogliamo fare tutto quello che ci siamo ripromessi. Tu, durante le tue ricerche sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, ad un certo punto trovi un documento del SISDE datato 31 ottobre 1983. Ecco, quando lo hai letto, che hai pensato? Intanto raccontaci, no, prima dici che cosa hai pensato e poi raccontaci il documento. Allora, io appena ho letto questo documento davvero ho fatto un salto sulla sedia e l'ho riguardato perlomeno 5 volte, perché non mi sembrava vero quello che avevo letto. Allora, durante le ricerche sulla vicenda di Emanuela Orlandi, mentre stavo consultando tutta una serie di documenti per la scrittura del mio libro, mi imbatto nella documentazione che il SISDE, o meglio il SISDE, sì, e i servizi segreti, anzi l'AISI per la verità, nel 2013 aveva trasmesso ai magistrati che stavano conducendo l'inchiesta Orlandi Gregori. Vi erano numerosi atti dei servizi su la scomparsa di Emanuela Orlandi e poi improvvisamente salta fuori questo documento del SISDE relativo alla vicenda di Mirella Gregori. Quindi il documento era stato redatto dal SISDE, la trasmissione la sì, fa, diciamo, il nuovo servizio. Il nuovo servizio, esatto, perché nel 2013 il SISDE e il SISMI non esistevano più, erano stati sostituiti da AISI e da AISE. Cosa era successo? Era successo che nel luglio di quell'anno, appunto, i magistrati avevano fatto richiesta alla nostra intelligence di acquisire tutti gli atti. La documentazione in loro possesso su queste due vicende, e quindi dopo due settimane viene consegnato loro questo dossier, dove appunto trovo questo atto, e questo atto riporta la trascrizione di una conversazione avvenuta alla fine di ottobre del 1983 all'interno del bar Italia tra Sonia De Vito e una sua amica. In questa conversazione, a un certo punto, Sonia dice all'amica, parlando della vicenda di Mirella Gregori: certo, lui ci conosceva, contrariamente a noi che non lo conoscevamo, quindi poteva fare quello che voleva.
come ha preso Mirella, poteva prendere anche me, visto che andavamo insieme. C'è da fare una precisazione molto importante. A differenza di altri documenti che sono scritti con l'uso del condizionale, perché formulano delle ipotesi, questo documento è scritto con l'utilizzo dell'indicativo. Quindi quanto riportato è avvenuto. Perché fu possibile questa trascrizione? Perché una fonte del servizio si trovava all'interno del bar. Poi andremo anche a parlare del perché i servizi si occuparono della scomparsa di Mirella Gregori. Qui però l'attenzione non è certo perché il SISDE aveva una sua fonte in quel bar. Qui ciò che fa strabuzzare gli occhi sono queste frasi di Sonia. Esatto. Perché da queste frasi... Ecco, le vuoi raccontare meglio? Ecco, raccontale meglio che cosa... Che fanno cosa emergere queste frasi? Fanno emergere che Sonia conosceva, stando a queste frasi, che Sonia conosceva la persona che si portò via Mirella Gregori, la persona responsabile della sparizione di Mirella Gregori. Ci sono i virgolettati a queste parole, queste non sono parole ricostruite o libere interpretazioni. Questo è un documento del nostro servizio segreto civile, nero su bianco, verba volant, scripta manent, dicevano i latini. Siamo alla fine di ottobre del 1983, sono trascorsi 5 mesi e mezzo dalla sparizione di Mirella Gregori, non sappiamo niente su di lei. Sonia era già stata sentita innumerevoli volte da polizia e soprattutto carabinieri. Queste... Non aveva mai detto nulla del genere. Assolutamente no. E gravissimo che dopo queste parole Sonia non fu non è che non fu chiamata, che di queste parole nessuno le abbia mai chiesto nulla. Soprattutto nella seconda inchiesta giudiziaria. Nella seconda inchiesta giudiziaria. Perché questo documento arriva in procura a fine di luglio del 2013, l'inchiesta viene archiviata a ottobre del 2015, la richiesta di archiviazione era stata formalizzata a maggio, voglio dire, ci sono stati quasi 2 anni per poter richiamare Sonia e chiederle perlomeno conto di queste affermazioni, perché queste sono affermazioni virgolettate. Tra l'altro, la documentazione dei servizi era stata chiesta anche nel 1993, però non so se vi fosse anche questo atto, perché all'interno dell'inchiesta Orlandi Gregori la documentazione del 93, chiesta nel 1993/1994, non compare, quindi questo non è possibile affermarlo. Però nel 2013 sì. Io pubblico questo documento nel 2016 a settembre e questo documento passa in sordina. Nel senso, nessuno lo ha preso per formalizzare un'istanza di riapertura delle indagini, quando invece era doveroso farlo, anche perché l'inchiesta sulla scomparsa di Mirella Gregori, le indagini sulla scomparsa di Mirella Gregori nella seconda inchiesta giudiziaria, eccezion fatto poi per quando entra in scena Marco Accetti, ma poi si fermano con il 2011, quando furono risentite alcune persone che erano già state sentite all'epoca. Sì, fondamentalmente sì. Fondamentalmente sì. Nella seconda inchiesta giudiziaria su Mirella è tutto molto superficiale, tra l'altro, nella seconda inchiesta giudiziaria, perché l'approfondimento venne fatto su Emanuela Orlandi, anche perché quell'inchiesta fu l'inchiesta che percorse la pista della banda della Magliana. Il nome di Mirella Gregori nella banda della Magliana, se si esclude la telefonata a chi l'ha visto, ma poi non salta mai, non esce mai fuori.
cioè ci fu proprio una sproporzione nelle attenzioni in un rapporto inverosimile, tipo, cioè, 95% di attenzione a Emanuela Orlandi, 5% a Mirella Gregori. E voglio dire, su questa ragazza le indagini sono state condotte in modo sommario. È un fatto che è stato penalizzato dall'accostamento con Emanuela Orlandi, perché anche nella prima inchiesta giudiziaria, anzi, è proprio la prima inchiesta giudiziaria che fece diventare Mirella Gregori un satellite perennemente all'ombra del pianeta Emanuela Orlandi. Non siamo giunti a nulla. Salta fuori un documento del genere, mannaggia la miseria, è possibile non prenderlo minimamente in considerazione? È possibile trascurarlo e lasciarlo così in mezzo a una montagna di carte? No, questo è un fatto, secondo me, molto grave. È un fatto molto grave e è necessario che invece venga riaccesa l'attenzione intorno a questo documento. Oltretutto, scusa, perché poi le considerazioni vengono mentre si parla, oltretutto questo documento poteva essere, anzi è la leva per far sì che finalmente la vicenda di Mirella Gregori venga analizzata in maniera autonoma, che venga scollegata da Emanuela Orlandi e venga affrontata autonomamente. Quindi, cioè, non so che altro, perché ci si lamenta sempre che non escono mai novità, che non si fa mai avanti nessuno, che tra l'altro il non farsi avanti, secondo me, è anche comprensibile, soprattutto più passa il tempo e più le persone hanno paura, secondo me, a parlare, anche perché l'attenzione mediatica oggi è notevolmente... Ecco, ma, posso farti una domanda? Perché sì. Tra l'altro so che ci stai ascoltando, ma tu hai avuto modo di parlare con Maria Antonietta Gregori di questo? Hai avuto modo No, ma lei mi ha detto... Sì, guarda, tra l'altro, no, è una domanda che l'ho fatto di recente, perché alla fine di aprile a Pomezia, Fabio Rossi, che saluto, autore del libro Mirella Gregori, la ragazza inghiottita dalla terra. Sì, che tra l'altro hai presentato tu, no? Sì, io ho fatto la presentazione e gli ho chiesto appunto a Maria Antonietta, che era al tavolo con noi. Una volta gliel'ho chiesto pubblicamente, tra l'altro. Sì, gliel'ho chiesto pubblicamente e lei mi ha detto che loro l'avevano valutato e volevano aspettare prima di intraprendere un'azione, cioè lei l'aveva letto, l'aveva insomma preso atto di questo documento. Questo e vuol dire che, insomma, ha preso atto di un documento fondamentale. Assolutamente sì. Qui ripeto, cioè qui non siamo davanti al soggetto che al tal dei tali che una mattina si sveglia e dice: ora vi racconto come sono andate le cose, e poi il più delle volte si scopre che i suoi racconti non sono altro che castelli di fantasia, figli spesso di menti fertili, dall'immaginario fertile. Qui è un documento ufficiale, che si vuole di più? Guarda, adesso dirò una cosa, diciamo, abbastanza interessante. Spero che sia interessante. Una persona che si è occupata di questo caso, adesso non dirò in che veste se ne è occupata, altrimenti ne, in qualche modo, come dire, ne rivelerei il nome. Quando ho saputo che noi avremmo fatto questa, che io avrei fatto questa intervista, ho voluto sapere un po' di cose, poi credo che si sia, io, insomma, lui ti conosceva, ovviamente, ti conosce per la vicenda di, naturalmente, di Emanuela. E, atto di dolore. E lui mi ha detto: ma voi parlerete dell'uomo biondo? Ah. Ecco, allora, una persona che io stimo tantissimo. Adesso
importante, meno importante, non voglio dire nulla, però si è occupata di questa cosa, se ne è occupata per molto tempo. Sì. Mi ha detto: ma voi parlerete dell'uomo biondo? Non aveva letto i tuoi articoli, adesso li ha letti. Allora questa è una persona... Articoli. Ora lo ha letto. Questa persona è ben informata sui fatti, allora. Uomo biondo, dallo studio... Adesso dello... abbiamo, diciamo, c'è un documento del SISDE che dice che molto probabilmente, per non dire certamente, la De Vito sa molto di più di quello che ha detto e sa molto di più sull'identità di questo soggetto. Diciamo che forse immagina chi è, ma non l'ha detto. Adesso, noi che elementi abbiamo? Non l'ha detto e non le è stato chiesto, eh? Non dimentichiamocelo. Esatto, non l'ha detto, non le è stato chiesto. E questo fa la differenza, perché poi c'è poco da fare, no? Ecco. Un conto è fare un'intervista e decidere che cosa dire. Un conto è parlare con un magistrato. Sono due cose completamente diverse. Quando qualche nostro collega confronta i verbali degli interrogatori con le successive o precedenti interviste, beh, commette un errore storico, ma soprattutto un errore di valutazione, perché un conto è rilasciare interviste, un conto è rispondere alle domande di un magistrato, sono due cose completamente diverse, metterle a confronto, a mio avviso, è una follia. Comunque, quello che ci resta, purtroppo, è pochissimo. E questo pochissimo gira tutto intorno all'uomo biondo. Sì, allora, dallo studio degli atti ho scoperto che negli ultimi 2 mesi di vita di Mirella Gregori compare per 4 volte nella sua vita un soggetto biondo. Allora, una di queste comparse, anzi una di queste apparizioni, la apprendiamo da Sonia De Vito. Perché? Perché ascoltata nel novembre del 1983 dai carabinieri per davvero l'ennesima volta, lei racconta che Mirella a sua volta le aveva raccontato nel mese di marzo che una volta, uscendo da scuola, fu avvicinata da un giovane uomo biondo alla guida di una vettura, questo ben vestito, si presentava bene, e questo l'aveva seguita per un tratto all'uscita da scuola, chiedendole anche se avesse voluto un passaggio o meno, ma Mirella rifiutò. Poi che cosa succede? Succede che pochi giorni prima della scomparsa di Mirella, esattamente, anzi, alla vigilia della scomparsa, il 6 di maggio, la famiglia dà un rinfresco il pomeriggio nel bar perché avevano rinnovato i locali, avevano fatto dei lavori di ristrutturazione. A un certo punto si presentano 2 soggetti che chiedono di fare delle fotografie all'interno del bar. La mamma li respinge perché gli dice: no, non siamo interessati, questa è una festa privata. E uno di questi soggetti era un giovane uomo biondo. Come lo apprendiamo? Lo apprendiamo perché la mamma, sempre nella prima deposizione in procura alla fine di maggio dell'83, oltre a menzionare questo episodio qua del bar, racconta un altro episodio avvenuto il 2 di maggio nella scuola di Mirella, dove si presentarono 2 giovani uomini, uno di che chiesero a una delle segretarie notizie su un'allieva della classe di Mirella.
anzi alla bidella, scusa, allora, chiesero alla bidella informazioni su una ragazza della classe di Mirella. Ma lei non si ricorda qual è? Lei non si ricordava il nome di questa ragazza. Lei disse a questi due individui che si presentarono come fratelli di questa ragazza di ritornare più tardi nel pomeriggio quando avrebbe aperto la segreteria. Questi però non si presentarono. La mamma di Mirella si fece fare la descrizione di queste due persone e disse al magistrato che uno di questi soggetti aveva la stessa descrizione fisica del biondo che si era presentato al bar per fare delle foto. E siamo già a tre. Il quarto giovane uomo biondo nella vita di Mirella viene fuori sempre dalle deposizioni della mamma, ma più avanti nel tempo, 85-86, la mamma ricorda che nei giorni immediatamente seguenti la sparizione della figlia, tra le varie persone che erano andate a confortarla, c'era stata anche un'inquilina del palazzo dove abitavano, e questa inquilina le raccontò che aveva visto nel mese di aprile del 1983 Mirella a passeggio a Via del Macao, una piccola traversa tra Via Volturno e Piazzale di Porta Pia, praticamente, anzi è una parallela interna di Via Volturno, dietro il bar dei Gregori. Vide Mirella sotto braccio a passeggio con un giovane uomo biondo. Quindi c'è questa figura che improvvisamente si materializza nella vita di Mirella in maniera diretta o in maniera indiretta negli ultimi due mesi di vita. Questo fa pensare che ci sono fa ulteriormente pensare che ci siano degli ambienti sociali di Mirella che non sono stati sufficientemente indagati. Ci si è mai chiesti se questo giovane uomo biondo fosse un elemento della parrocchia? Si è mai andati a guardare se tra gli amici del gruppo che faceva capo a Sonia De Vito ci fosse una persona con questa descrizione, che corrispondeva a questa descrizione fisica? Anche perché, ripeto, i contatti maschili tra Diari e agenti di Mirella erano 12, ma parlo dei contatti esclusi i parenti, ovviamente. Parenti, tra l'altro, che abitavano fuori, e fuori non è sì, fuori Roma, fuori vuol dire a centinaia di chilometri, anche perché se cominci ad abitare giù dalle parti del Circeo, definirlo fuori Roma è un po' approssimativo. Però questi contatti erano contatti di quasi tutti di coetanei. Quindi, se non si indagano a fondo, a 360 gradi, tutti gli universi sociali di una persona, specialmente di una adolescente, di una ragazza che scompare all'improvviso in un luogo ipertrafficato, perché Piazzale di Porta Pia transitano macchine davvero a ogni ora del giorno e della notte, alle 15:30, insomma 15:45 di sabato pomeriggio, a maggio, pieno giorno. Tra l'altro c'è il rapporto della polizia di fine maggio del 1983, dove loro esclusero l'ipotesi del rapimento, perché fecero presente come la zona, anche a seguito di tutta una serie di esercizi commerciali, poi addirittura all'epoca c'erano pure i guardiamacchine, quindi nessuno si accorse di niente. Quindi tutto questo, però dai, è vero, nessuno si è accorto di niente, perché in realtà, cioè, nessuno si è accorto di niente della sparizione, ovvio, allontanamento, no? Nessuno si è accorto di niente, nel senso che non c'è stato un evento clamoroso, un imprevisto
che ha richiamato l'attenzione. Quindi Mirella quel pomeriggio seguì una persona che conosceva, una persona che la ingannò, perché si presentò come questo Alessandro delle Medie, ma non era Alessandro, l'Alessandro delle Medie, perché questo Alessandro con un gruppo di amici trascorsero il sabato pomeriggio assieme da tutt'altra parte, per il quartiere Trieste, e allora, ci sono le testimonianze, diciamo... Io ho parlato anche con due di quegli amici che mi hanno ulteriormente dettagliato quella loro giornata. Poi questa la vediamo bene. Però nel libro di Rossi, sì, c'è un altro biondo. Sì, perché come Rossi... Ovviamente tu hai parlato, ed è giusto che sia stato così, no? Delle, diciamo, degli avvistamenti che in qualche modo emergono dagli atti. Poi vorrei che tornassimo un attimo al 6 maggio. Però adesso finisco di dire questa cosa su Rossi. Rossi ha parlato con Giuseppe Galì. Chi era Giuseppe Galì? Era il cameriere del bar dei genitori di Sonia. Esatto. Di Sonia De Vita. E ha raccontato Galì che un individuo biondo sui 30 anni era frequentatore della parrocchia di San Giuseppe a Nomentano, ma soprattutto del bar, un cliente del bar. Ora, noi lo diciamo perché è riportato in un libro ed è giusto che venga preso in considerazione. Quindi sarebbe un quinto biondo che in qualche modo girava intorno a Mirella o agli ambienti di Mirella. Esatto. Ecco, torniamo. Potrebbe essere stato anche uno di questi quattro. O magari tutte e quattro coincidono con il quinto. Sì, le ipotesi sono molteplici. No, questa notizia qua trovata da Rossi è una testimonianza molto, molto importante e molto interessante, perché va un po' a saldare quello che abbiamo detto noi fino ad adesso. Anzi, sì, va, diciamo... Ecco, è il libro di Rossi, lo facciamo vedere. Fra l'altro è stato ospite della Notte del Mistero, quindi... Ecco, in questo libro si parla di questa testimonianza. Ora, torniamo però al 6, perché c'è un articolo che tu hai scritto, che a me interessa, sì, molto, che ricostruisce un po' che cosa è accaduto dentro al bar il giorno dell'inaugurazione. Quindi ricominciamo a raccontare. Che succede il 6 maggio? C'è l'inaugurazione del bar che è stato ristrutturato. Sì, del bar dei Gregori. Quindi siamo dove? Siamo a Via Volturno. Bene, vai, racconta. Perché siamo, ci sono delle strane cose, no? Sì, succedono alcune cose. Allora, appunto, come abbiamo detto, quel pomeriggio i Gregori dettero questo rinfresco per il rinnovo del locale. Furono invitate anche gli amici, le amiche di Mirella, e c'era anche il suo fidanzatino dell'epoca, Massimo Corti, col quale lei ebbe una piccola discussione, o meglio lui se ne andò a un certo punto perché si sentiva trascurato, poco considerato da lei. Cosa succede? Questa è un'informazione raccolta sempre dal primo verbale della mamma. La mamma racconta che quando si materializzarono questi due fotografi, questo giovane uomo biondo, poi accanto c'era una persona più anziana, poi lei finisce di parlare con loro, dà loro le spalle, quindi torna a guardare all'interno del locale e nota un terzo individuo, un terzo adulto, dai capelli bruni, che dà un cenno in
direzione. Ah, intanto che quando lei, quando si materializzano questi due fotografi, Mirella esce dal locale. Questo, e questo è un elemento importante, cioè è importante, va tenuto in considerazione. È un elemento da prendere in considerazione. Mirella è sparita, le coincidenze. Esatto, proprio perché Mirella è sparita. Poi Mirella potrebbe essersi allontanata dal locale anche per altri motivi, però nel momento in cui purtroppo è vittima di questo dramma, non possiamo trascurare nulla. E visto che l'episodio poi è successo 24 ore prima della sparizione, visto quello che abbiamo detto su questo soggetto dalla capigliatura bionda, ecco che lei che lascia il locale alla comparsa di questi due di queste due persone assume diventa meritevole di attenzione. A ogni modo, la mamma si accorge di questo terzo individuo, un uomo dalla capigliatura bruna, che nel momento in cui lei finì di parlare con quelle due persone, fece un cenno con la testa in direzione o di Maria Antonietta o in direzione sua, cioè della mamma. Di questo terzo uomo, collegato a questi due come dinamica dell'azione, non ne aveva mai parlato nessuno, perché ci si era concentrati sempre su questi due fotografi, comunque aspiranti tali, che all'improvviso si materializzano nel locale. E invece a parlarne è proprio la mamma. Cioè il primo verbale della mamma è una miniera di informazioni, di spunti, strepitosa. Ed è il primo. Quanto è importante questo. Assolutamente, no? Perché siamo a una ventina di giorni scarsi dalla sparizione di Mirella, quindi i ricordi sono freschi e le piste erano ancora, e gli spunti erano ancora caldi, perché se si fosse iniziata un'azione martellante e capillare nei mondi di Mirella, io non voglio dire sì, saremmo arrivati alla verità, però sono convinto che gli spunti della mamma sarebbero approdati, avrebbero dato dei frutti. Ecco, allora, tu hai sempre detto una cosa della quale sono convinto, anche io ne sono convinto da sempre, cioè tu hai sempre detto che l'Alessandro che andava a scuola con Mirella evidentemente non può entrarci nella sparizione della ragazza, c'è poco da fare, per tutta una serie di motivi che adesso cercheremo di raccontare, tant'è che tu hai chiamato questa la pista vigliacca. Sì, una pista vigliacca, perché prendersela con senza motivi, senza spunti, anzi quando abbiamo degli alibi con questi ragazzi a distanza, che oggi sono degli uomini, a distanza di 40 anni, davanti a uno scenario dove invece sono coinvolte realtà più potenti, come per esempio la Chiesa, per me prendersela con i più deboli per me è sempre da vigliacchi. Ecco, soprattutto facendo allusioni e insinuazioni. Sempre nel libro di Fabio Rossi è un po' raccontata l'inchiesta che venne fatta. Fabio Rossi dice che è un'inchiesta in chiaroscuro, no? Che lascia qualche dubbio. Secondo me non lascia nessun dubbio, perché in realtà, al di là del fatto che probabilmente non ricordano bene gli orari, ma insomma, quello che accade è stato ricostruito, cioè ci sono i verbali. Purtroppo il Rossi li riporta in nota e ne riporta solo una piccola parte. Poi non so se sono tutti quelli che lui ha pubblicato, in realtà sono concentrati in alcune note del libro.
Ma comunque rivela che l'inchiesta venne fatta e rivela che questi, che Alessandro e i suoi amici, beh, insomma, con questa storia non c'entrano, non ci possono entrare. E poi tu stesso hai fatto degli accertamenti, tu ci hai parlato con loro. Sì, con due di loro sì. Ecco, racconta un po'. Allora, intanto partiamo con la spiegazione del perché questa pista è un binario morto e questi ragazzi, a cominciare da questo Alessandro De Luca, non c'entrano assolutamente niente con la scomparsa di Mirella. Allora, Alessandro De Luca fu subito contattato, intanto c'è da dire, dalla famiglia Gregori, il giorno successivo alla scomparsa di Mirella, e lui ovviamente raccontò che quel sabato era con i suoi amici, ma soprattutto che lui Mirella non l'aveva praticamente più vista dai tempi della scuola media. Venne subito interrogato, perché l'11 maggio dell'83 Alessandro De Luca viene interrogato e racconta come quel pomeriggio lui alle 15.30, quindi quando Mirella avrebbe avuto l'appuntamento con questo ignoto interlocutore, questo ignoto individuo alla statua del bersagliere, lui usciva dalla sua abitazione per recarsi a casa del suo amico Raffaele Luongo, che stava a Viale Libia. Per andare a Viale Libia, lui da casa sua raggiunse Piazza di Concadoro, che dista 600 metri, a piedi. Da lì prese l'autobus, all'epoca c'era il 58, si legge dai verbali, e scese a Viale Libia, dove abitava l'amico, arrivando intorno alle 15.40-15.45, tant'è vero che questo Raffaele, sentito anche lui alla metà di giugno del 1983, racconta, e lui poi quello che fornisce più dettagli e corrobora la versione di Alessandro De Luca. Che cosa fanno i due? Lì da Raffaele, dopo due chiacchiere, poi chiamano un terzo loro amico, Elio Mazzacane, che abitava a Piazza Trasimeno, vanno da lui, si trovano a casa sua, e poi lì vengono raggiunti da altri due amici e trascorrono il pomeriggio nel quartiere Trieste. Il quartiere Trieste è il quartiere della zona dove abitavano questi ragazzi. Io ho parlato sia con Raffaele sia con Elio. Mi hanno raccontato, oltre la giornata, poi che loro, questa Mirella Gregori, manco sapevano chi fosse, perché Alessandro non gli aveva mai parlato. Poi loro, questo gruppetto di cinque ragazzi, si conoscevano perché andavano tutti a scuola assieme, frequentavano il liceo scientifico Avogadro. Poi è venuto fuori che Alessandro De Luca non era al corrente della cotta che nutriva Mirella per lui. Lui ne era totalmente all'oscuro. Totalmente all'oscuro. Quindi abbiamo i racconti di come trascorsero il pomeriggio. Alessandro non vedeva Mirella, l'aveva vista soltanto due volte negli ultimi due anni, quindi non si capisce perché quel pomeriggio dovesse andare a citofonarle a casa, così, di punto in bianco. Quindi, cioè, è proprio una pista che, cioè, fin dall'inizio si capiva che quei ragazzi, poi stiamo parlando di ragazzi di 15 anni, come fanno a far sparire una loro coetanea? Dove la portano che non ce l'hanno la patente? Al limite avevano dei motorini, al limite, che poi me l'hanno raccontato, i modelli erano proprio quei, non erano scooter, erano motorini, un Ciao, un Sì. Motorini. Motorini, ecco, no? Soprattutto tu scopri una cosa fondamentale, cioè che Alessandro il motorino non l'aveva. E poi Alessandro il motorino non l'aveva. E poi Alessandro il motorino non aveva, quindi questo è arrivato lì col motorino, ha citofonato, poi è andato, poi chissà che ha fatto, perché poi, no, esce fuori di tutto. Sì, escono fuori le mostruosità, escono fuori. Esatto. Perché il povero Alessandro non solo non sapeva suonare la chitarra, poi non sapeva suonare la chitarra, oltre non aveva nemmeno il motorino. E non aveva nemmeno il motorino, quindi
non poteva essere lui il citofonista nella maniera più assoluta. Cosa succede? Succede che ovviamente per questi ragazzi, essendo stato quello un sabato come tanti altri, quindi dove non successe niente di eclatante che ti rimane impresso nella memoria, vennero ascoltati dagli inquirenti, a parte Alessandro, ma gli altri cominciarono a essere ascoltati a distanza minimo di un mese, ma soprattutto, ma di più anche. E questi è normale che poi nel raccontare più volte quella giornata potessero confondersi su qualche particolare. Addirittura vennero richiamati tra luglio e agosto, mentre erano ognuno in vacanza, uno era in Abruzzo, l'altro era a Santa Marinella, uno addirittura in Sardegna. Furono riconvocati perché raccontassero di nuovo che cosa avevano fatto sabato 7 maggio. Dei ragazzi di 15 anni, a distanza di 3 mesi, ma che cosa? Ma è già tanto se si ricordano una delle cose che avevano fatto quel giorno. Cioè, immaginiamoci, noi trascorriamo un pomeriggio come tanti altri, un pomeriggio di relax, poi a 15 anni, nemmeno da adulto, che quindi magari hai più consapevolezza, lì sei anche più spensierato, più ingenuo, più distratto. Ce lo vengono a chiedere a distanza minimo di 40-45 giorni e poi proseguono. O ti impari a memoria un copione e lo reciti sempre, oppure è inevitabile, soprattutto poi, insomma, non è, come dicevi te prima, un conto rilasciare un'intervista e parlare con un giornalista, un conto è confrontarsi con anche un commissario di polizia, un maresciallo, cioè comunque senti la pressione, ma dall'altra parte magari ti fanno delle domande più ficcanti, delle domande un trabocchetto, e magari te a 15 anni non hai una grandissima personalità, preso anche un po' dalla paura, comunque dal disorientamento. Ci sono delle tecniche, no? Tecniche di interrogatorio. Esatto. Quindi voglio dire, è normale poi che magari uno dice i motorini ce l'avevano due, l'altro dice no, erano in tre ad averli. Di che cosa stiamo parlando? E poi queste differenze dovrebbero essere prese come spunto per ritornare su quei ragazzi, ma stiamo scherzando, è per questo che io poi la definisco una pista vigliacca, perché, ripeto, è accanirsi sull'anello debole della catena. Non solo, uno di questi ragazzi fu sentito per la prima volta nel 1985, lo dice lui, c'è il verbale dal magistrato, dice io, questa è la prima volta, insomma, che vengo convocato. Quindi siamo a oltre due anni. Questo qui, quel poco che ha detto, è perché l'avrà sentito raccontare dagli amici che erano già stati ascoltati. Perché sfido io, credo nemmeno un elefante si ricorda a distanza di 2 anni, un giorno, che cosa aveva fatto il tal giorno alla tal ora. Quindi questa pista proprio è da escludere. Questa pista però, escludendola e quindi scagionando da ogni allusione, da ogni insinuazione, io ci tengo a dirlo perché quando le sento queste insinuazioni, soprattutto su Alessandro De Luca, veramente mi arrabbio, perché siamo nella calunnia, cioè si sta accusando una persona che è estranea ai fatti di essere il responsabile della scomparsa di una ragazza sulla quale non sappiamo più nulla da 40 anni. Questo però cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che chi citofonò a Mirella era una persona che la conosceva molto bene e che quindi conosceva anche le sue debolezze in senso buono. Perché? Perché Mirella era così infatuata di questo Alessandro. Tra l'altro i due erano stati in classe soltanto in terza media,
al punto che sul diario lei aveva scritto il suo nome sia per la data del compleanno, sia alla data dell'onomastico. Poi io ho trovato un'altra pagina di diario con un altro indizio. Perché? Perché lei va in discoteca, questa una domenica, questa discoteca, questo Viking, che era lì, sempre nella zona del quartiere africano, e lo scrive sul diario, che quel giorno era stata in quella discoteca, e sulla stessa pagina ci scrive: ho conosciuto Alessandro, e poi fa anche un apprezzamento sull'estetica di questo Alessandro. Ora, qui le ipotesi sono: ha conosciuto un nuovo Alessandro quel giorno in discoteca, che era piacente ai suoi occhi come l'Alessandro delle medie, oppure ha scritto un altro apprezzamento nei confronti dell'Alessandro delle medie in una data a caso del diario? Perché dire ho conosciuto Alessandro, scrivere ho conosciuto Alessandro, e mi sembra il periodo era marzo, aspetta, te lo dico con esattezza, 22 marzo, ecco. 22 marzo? No, no, scusa, aspetta, aiuto. No, 25 gennaio 1981, ecco. Voglio dire, gennaio la scuola è già iniziata ormai da 4 mesi, quindi non puoi dire ho conosciuto un ragazzo che è con te già da notevole tempo. Però anche qui ci troviamo davanti l'ennesimo punto interrogativo, perché non c'è stata. Si poteva sciogliere, adesso è un po' difficile. Molto difficile. Molto difficile, per non dire impossibile. Si è mai andati a vedere se ci fosse stato un Alessandro nella parrocchia, per esempio? Esatto. Poi c'è un particolare su Alessandro. Vediamo comunque che tu hai scritto su questa, diciamo, sul fatto che possa esistere un altro Alessandro, hai scritto un articolo specifico, no? Sì. E quindi diciamo poi. Diremo. Un articolo specifico dove io formulo anche questa ipotesi, appunto, che la persona che ci telefonò a casa di Mirella, appunto, era a conoscenza di tutte queste dinamiche della vita privata di Mirella, quindi una persona che frequentava i suoi ambienti. Mirella al bar con Sonia trascorreva molto tempo, ma soprattutto trascorreva molto tempo con Sonia, sempre dai diari. Si ricavano uscite per andare al cinema, uscite per andare a prendersi un gelato, uscite per andare a prendersi la pizza, uscite per andare a comprarsi dei vestiti. Però se ripensiamo al racconto della mamma, che aveva visto la figlia diverse volte parlare con l'ignoto signore degli aperitivi al tavolino del bar con Sonia, e mettiamo caso che il nome, la simpatia per Alessandro fosse uscita in una di quelle conversazioni, quell'uomo potrebbe averla sfruttata poi per tendere la trappola a Mirella. Non c'è dubbio. E torniamo per chiudere un po', no, questo nostro... La caratteristica su Alessandro De Luca è che Alessandro De Luca aveva la R moscia. Lo dice Sonia, e infatti Sonia si chiedeva, quando la interrogarono, dice: io mi chiedo come Mirella non possa averlo riconosciuto questo particolare al citofono, proprio perché dice Alessandro aveva la R moscia, quindi cioè capisci subito se può essere lui o non può essere lui. È anche vero che uno magari a distanza di 2 anni quella caratteristica può averla dimenticata, oppure è anche vero che magari al citofono, che insomma non è che brillino per nel 1983, non esatto. È che si sentissero proprio bene, ecco, bene, gracchiavano. Esatto, non brillavano per chiarezza fonica, magari non lo senti come particolare, però c'è da annotare anche quest'altro indizio. Ecco, anche qui è venuto fuori
un particolare che poi vorrei che tu chiarissi, di questa vicina di casa che parla di questo personaggio che poi riconosce in un identikit. Però parliamo un attimo del bar frequentato. Cioè, alla fine noi possiamo dire che, poiché appunto Mirella frequentava moltissimo Sonia, cioè, quindi possiamo dire che quello che ha detto una sua amica, ovvero che il mondo di Mirella aveva una profonda dicotomia. Perché? Perché era formato fondamentalmente da due tipologie estremamente diverse di persone. Da una parte le sue compagne di scuola e magari i relativi fidanzatini, dall'altra parte un mondo di adulti che girava invece intorno alla vita della sua amica e del fidanzato della sua amica. Quindi due mondi diversi, un mondo appunto diversi se non altro proprio per l'età, no? Un mondo di coetanei e qualche ragazzo, come tu hai detto all'inizio della diretta, che magari aveva già la patente, sì, più grande, giovani adulti. E invece un mondo di adulti, perché il mondo che girava intorno a Sonia non era un mondo di ragazzini. Allora, racconta un po' quello che hai scoperto, no, girando intorno alle carte, perché poi il bar, sì, non c'è più, è, no, sparito da un bel pezzo. Nell'85 chiuse il bar. Nell'85, quindi... Che hai scoperto? Ho scoperto da alcune deposizioni che il Bar Italia, che era un bar, questo poi me l'ha raccontato Fabio che ha parlato con Khalil, il Bar Italia comunque era un locale che aveva un'attività intensa, un'attività, cioè c'era molto, molto lavoro, ecco, era, anche perché era bar, tavola calda, quindi il flusso di clienti era continuo ed era anche alto. Ho scoperto comunque un paio di deposizioni che raccontano come il locale fosse frequentato anche da individui poco raccomandabili, o perlomeno queste sono le sensazioni che ebbero due persone. Uno era un giovane uomo che lavorava come portiere d'albergo in un hotel della zona. Lui era uscito per un periodo con la compagnia di Sonia, c'era anche Mirella, l'aveva conosciuta, e lui disse agli inquirenti come poi aveva cambiato frequentazioni e come non andasse più al Bar Italia perché non gli piacevano le persone che ci vedeva. Cioè, dice, le persone che frequentano questo bar sono dei tipi poco raccomandabili. Ora, queste sono ovviamente delle dichiarazioni soggettive, però bisogna tenerne di conto, sempre inserite nel contesto globale di tutto il dramma. L'altra deposizione incanalata in questa dimensione è di Giuseppe Khalil, del cameriere, che nel 1986 racconta come, sempre nel 1983, sempre in un periodo antecedente la scomparsa di Mirella, si fosse materializzato nel locale un soggetto che avesse chiesto se, e c'era anche Mirella dentro il bar, se quella fosse la la ragazza che aveva visto a un bar in via Volturno, e in via Volturno, come sappiamo, avevano il bar i Gregori, quindi viene anche da pensare che qualcuno avesse messo gli occhi
su Mirella. Perché però cercava informazioni, cercava di capire. Cercava di capire. Ora, a me ha colpito comunque che questa dichiarazione di Calì sia arrivata a distanza di oltre 3 anni dai fatti. Lui fu anche sentito in precedenza, però non aveva queste informazioni, non le aveva riferite. Però queste informazioni, poi questa tipologia di informazioni, si ritrovano anche in un altro ricordo della mamma di Mirella, che nel 1985 riferisce come un'altra signora della zona, mi sembra proprio del suo stesso palazzo, le avesse raccontato di essere rimasta colpita dalla presenza di un individuo che trascorreva parte delle sue giornate lì al Bar Italia e guardava la gente che entrava e usciva dal portone dello stabile dove vivevano i Gregori. La mamma, siccome erano usciti gli identikit, sui giornali erano usciti gli identikit delle persone, dei due fotografi che si erano presentati al Bar De Gregori il giorno del rinfresco, i due identikit che girano, esatto, da sempre, è stato anche rielaborato molto recentemente, no, con tecniche fotografiche, quindi ha assunto un aspetto magari distante dalla realtà, non lo sappiamo, forse più distante dalla realtà, forse meno distante dalla realtà, quasi di una fotografia, anzi di una fotografia, perché l'effetto è quello. E poi c'è, diciamo, c'è quest'uomo con il ciuffo che pare fosse più grande, sì, e, sì, e l'uomo, è l'uomo biondo, no? Questi sono i due identikit, sì, che, a cui si fa riferimento. La signora chi riconosce? La signora riconosce l'individuo col ciuffo, quello con i capelli scuri e la carnagione. È stata fatta, diciamo, la foto, insomma, l'identikit, sì, è stato trasformato con una tecnica fotografica, sì, in un'immagine, sì, fotografica, appunto, sì. La signora riconobbe lui, che aveva capelli lisci, carnagione olivastra. Ecco, ed è bene ricordare che tutte queste cose le hai in qualche modo, quasi tutte, diciamo, alcune fondamentali, le hai messe insieme tu, cioè erano nelle carte, sì, ma stavano lì. Sì, no? Stavano lì, cioè, e sono rimaste da fare, no? Cioè, voglio dire, adesso non voglio dire che questa cosa assomiglia al caso, ad esempio, di Nadacella, dove la criminologa che poi, appunto, no, Antonella Pesce Delfino ha ritrovato il fascicolo dei carabinieri e in procura non ne sapevano niente. Questi atti stavano lì, no? Cioè, ce li avevano, li hanno visti. Quindi, se vuoi, è ancora più insolito che, perché quelli proprio erano spariti, per fortuna lei li ha trovati negli scatoloni degli avvocati, no? Degli avvocati della famiglia Cella, che la madre ha ripreso e gli ha consegnato. In procura non c'erano. Quel fascicolo non c'era, quello dei carabinieri. E qui invece le deposizioni, ma soprattutto il documento del SISDE, là stanno. Sì, sì, è curioso che non ci si sia, cioè, non sia stata fatta, diciamo, un approfondimento. Però, ecco, ci tengo a dire, perché questo è importante, perché poi nel nostro mestiere le cose che contano sono queste, cioè è la capacità di vedere quello che magari fino a quel momento nessuno ha visto. Ecco, per cui io voglio dirlo, cioè Tommaso ha fatto un'indagine, è
che è l'indagine che dovrebbe fare appunto un giornalista d'inchiesta, cioè quella di mettersi là. Poi magari qualcuno è più fortunato di te, qualcuno è più sfortunato, qualcuno è più fortunato di me, qualcuno è più sfortunato, però questo è il lavoro del giornalista d'inchiesta. Mentre invece non è lavoro del giornalista d'inchiesta quello di rubacchiare qua e là qualche informazione, magari da un libro che hai scritto, da un articolo che hai scritto, e riportarlo tra l'altro malamente, cioè senza aver capito bene il contesto, aggiungendo confusione alla tanta confusione che già c'è. Allora, questo lo diciamo perché nel nostro lavoro le soddisfazioni sono poche, non è che siano così tante, no? Però quella di poter dire, guardate, no, c'è qualcosa su cui forse vale la pena di concentrare l'attenzione, c'è qualcosa che forse potrebbe addirittura portare a una riapertura dell'inchiesta su presupposti completamente diversi da quelli che fino a questo momento sono stati presi in considerazione. Beh, insomma, se mi permetti di dirlo, è una bella soddisfazione. Sì, sì, ma la soddisfazione è che ho io quando faccio questo lavoro è quando appunto trovo delle notizie, delle informazioni che permettono poi a chi legge di migliorare la conoscenza su quella vicenda. E in parallelo poi ovviamente quello di dare un contributo perché si arrivi un domani che si spera sempre sia il prima possibile, alla verità su queste tragedie. Anche perché da fuori, per come ne avevo sentito parlare, vicende, anche una vicenda come quella di Mirella Gregori era stata dipinta sempre come una sorta di Everest. Poi, come sempre, quando ti confronti con la realtà, quando metti le mani in questo caso viene da dire quando ci si sporca le mani, perché poi sono vicende tragiche, beh, poi ti rendi conto che il mostro non esiste. E ti rendi conto che con tenacia, con dedizione, con un briciolo di strategia si possono ottenere dei risultati interessanti, e dei risultati che chi ha il potere poi di dei risultati che poi fanno da trampolino di lancio per chi ha il potere per dare le risposte a questi punti interrogativi. Io non mi muovo mai con l'intento di dare la soluzione o come se fossi, che ne so, alla ruota della fortuna, oppure di convincere il lettore che le cose sono andate in un determinato modo. Il mio lavoro è quello di dare notizie, il mio lavoro è quello di aggiungere conoscenze a quello che non si sa. Prima di ogni altra cosa di cercarle. E poi di cercarle. Con i quali magari mai nessuno ha parlato. Esatto, cioè io qui c'ho un rammarico. Ora, io sono un perfezionista, quindi è raro poi che con me stesso sia contento al 100%. Però io un piccolo rammarico ce l'ho, ed è quello che quando poi ho scritto gli articoli su Mirella Gregori, pur avendo i documenti, però non vivevo più a Roma. E quindi non sono potuto andare a cercare tutti i contatti che erano sul suo diario, cioè non ho potuto fare il lavoro che ho fatto per Emanuela Orlandi, perché altrimenti io mi sarei mosso su tutta Roma, perché ecco, c'è un particolare, prima noi abbiamo accennato ai contatti sui diari, che questi contatti appartenevano a più zone di Roma, ma zone anche lontane tra loro, perché io ho trovato dei contatti nella zona di Valmelaina e dei contatti sulla Tuscolana. Tu capisci bene che sono due zone molto distanti da casa di Mirella e da
gli ambienti frequentati da Mirella, o perlomeno gli ambienti ovviamente che conosciamo noi, perché la vita di Mirella si sviluppava in quei 3 chilometri nei quali erano comprese l'abitazione, la parrocchia di San Giuseppe al Nomentano, la scuola, e poi c'era Centocelle, che però è un po' distante, ma Centocelle comunque tra tutti questi, Centocelle davvero era l'isola felice di Mirella, perché ripeto, lì c'erano soltanto le sue compagne di classe e il fidanzatino Massimo Forti, che si spesse comunque molto. Centocelle era riconducibile poi alla scuola. Esatto. E poi c'era comunque, perché io, ecco, tra le tante domande che mi sono fatto è anche quella se gli inquirenti, ma dagli atti non emerge, avessero mai guardato un po' chi frequentava il bar della famiglia, il bar dei genitori a via Volturno, perché qualche malintenzionato potrebbe aver messo gli occhi su Mirella proprio conoscendola, vedendola lì nel bar, perché comunque lei era inevitabile che ci passasse, ecco. Quindi poi la vicenda è stata ovviamente penalizzata dall'accostamento con Emanuela Orlandi, figlio di un depistaggio, perché questo accostamento venne fuori con le famigerate lettere a firma Turkesh dell'agosto del 1983, che si è scoperto poi il Turkesh essere una sigla impostata. Poi, tra l'altro, che era un depistaggio, si comprese benissimo, perché il nome di Mirella comparve nelle prime 2 lettere, poi sparì e poi ritornò alla fine. Voglio dire, se sei una sigla, se sei un'organizzazione terroristica o comunque un'organizzazione criminale seria, le tue richieste le porti avanti finché o non arrivi a ottenere quello che hai chiesto, oppure se non lo ottieni sopprimi l'ostaggio e fine dei giochi. In quel caso non avvenne né l'una e nell'altra. E questo accostamento poi si è rivelato dannoso anche perché poi era inquadrato nella prospettiva del ricatto politico internazionale. Si affermava che Mirella Gregori era stata rapita per ricattare lo Stato italiano. Nessuno aveva mai rivendicato la sua sparizione nei primi 3 mesi. E addirittura fecero pressione questi depistatori perché Pertini, presidente della Repubblica di allora, Sandro Pertini, leggesse un appello in favore della liberazione di queste ragazze, fra le quali anche Mirella, appello che non sortì alcun effetto. Addirittura questo telefonista, che poi anche nella vicenda di Mirella Gregori entrò il famoso americano del caso Orlandi, questo americano alla fine di ottobre dell'83 promise che avrebbe restituito il corpo, e invece il corpo non è mai stato restituito, finché poi si arrivò al 1997 con la giudice Adele Rando, che nella sentenza di archiviazione mise nero su bianco che i due casi, l'accostamento tra i due casi era di fatto arbitrario e strumentale, cioè non c'era alcun punto di la sentenza Rando è dirimente su questo. Cioè la sentenza, il fascicolo d'archiviazione. E io ho un altro poi rammarico, che poi è lo stesso avuto per il documento del SISDE, è che anche i miei articoli di cui abbiamo parlato stasera, la mia inchiesta, anche quella uscita nel 2018, passata proprio, è proprio scivolata nel dimenticatoio. Per carità, il pubblico l'ha apprezzata e questo mi ha ovviamente reso molto, molto contento, molto felice, però poi su un piano pratico, su un piano operativo, così, proprio lettera morta, ecco. E poi diciamo che potrebbe cambiare tutto. Io me lo auguro, ma non perché per me, cioè, perché semmai è un riconoscimento al mio lavoro, me lo auguro per la sorte di questa ragazza. Tra l'altro, fra i contatti c'è un'altra singolarità, che nel 1983
compare per la prima volta il nome femminile che era residente a Via del Macao, cioè la via dove Mirella fu vista con il giovane uomo biondo nel mese di aprile del 1983, vale a dire un mese prima della scomparsa. E questa era uno dei 56 contatti? Esatto, sì. Ah sì, dei 44 contatti femminili. Dei 44 contatti femminili. Per carità, cioè, non voglio dire che per forza di cose due fatti sono associati, però... Noi non diciamo per forza di cose, perché questo non è... Noi facciamo emergere, poi è chi di dovere che deve scavare. Ma perché hai i mezzi per farlo, perché lo può fare velocemente. Soprattutto. E magari l'unica raccomandazione è cerchiamo di non far passare altri 40 anni, ecco, insomma, no? Magari prima di andare a fare l'accertamento, perché poi magari queste persone oggettivamente non ci saranno più, no? Ma proprio per un limite naturale della vita umana. Ecco, quindi speriamo che ci sia la possibilità di riaprire, ma soprattutto speriamo che, lo diceva, guarda, io spesso non concordo con molte cose che dice Purgatori a proposito di Emanuela Orlandi, ma non è che non concordo, è proprio la narrazione che non mi piace, però su una cosa condivido, però su alcune cose sono d'accordo con lui. Una delle cose sulle quali sono d'accordo con lui è che la commissione, perché tu sai che i nostri colleghi si sono divisi su questo, no? Proprio in modo netto, che la commissione è forse in questo momento, in un momento nel quale su questi due casi noi speriamo che emerga davvero la verità processuale, ma è molto più facile che emerga una verità storica. Ecco, la commissione parlamentare, la bicamerale, può svolgere un ruolo fondamentale, non di controllo del lavoro della magistratura, assolutamente no, ma la commissione bicamerale può fare cose che la magistratura, quella del Vaticano, quella dello Stato italiano, magari non può più fare. Mi permetto di dissentire con queste valutazioni di Purgatori, nel senso che la Commissione ha i suoi strumenti, e questo è assolutamente innegabile, e può dare il suo contributo. No, però dissento, le persone che non saranno ascoltate. Dissento nell'inquadrarla come l'ultima, ecco, l'extrema ratio, ecco, l'ultima chiamata prima dell'oblio, assolutamente no, ma perché io ho nutro grandissima stima e grandissima fiducia nella magistratura, e perché credo che abbiano gli strumenti per arrivare a molte delle risposte alle domande che noi abbiamo. Certo, lo spero molto, però appunto l'ho detto, il problema non è questo, il problema è che oggi sarà difficile arrivare a una verità processuale, cioè portare qualcuno a giudizio, perché poi è quello il dato, no? Tu puoi fare un'inchiesta, poi c'è poco da fare, hai fatto un'inchiesta splendida, no? Ma non hai gli elementi per chiedere il rinvio a giudizio, oppure lo chiedi e ti dicono no, guarda, è un processo assolutamente indiziario, non si può fare. A mio avviso la commissione, siccome non ha questa preoccupazione, cioè la commissione al massimo può trasferire qualcosa che emerge alla magistratura, ma il fine della commissione è quello di tentare di riraccontare questa storia, di raccontarla storicamente, no? Di darle un senso.
di capire davvero che cosa può essere accaduto, non ha la preoccupazione di portare a giudizio qualcuno, perché non è il suo mestiere. No, no, assolutamente, però c'è un però che secondo me c'ha la P maiuscola, e mi riferisco alla vicenda di Mirella Gregori, che è stata di nuovo associata a quella di Emanuela Orlandi. Beh, ma guarda, su questo... E se la commissione procederà di nuovo lungo questo binario, binario morto, Cioè, se pensano di arrivare a una verità condivisa, una verità che faccia da anello di congiunzione tra queste due scomparse, si parte male e si finisce peggio. Però se tu hai letto il dibattito che c'è stato nella commissione affari costituzionali della Camera, credo, no? Mm-hmm. Sì. Insomma, si era arrivati alla conclusione che alla fine il caso Orlandi aveva delle sue peculiarità, cioè questo è agli atti, è riconosciuto, è scritto nel dibattito della commissione. In quell'occasione tu sai benissimo che Roberto Morassut è intervenuto e, appellandosi proprio al legame storico che c'è tra i due casi, ha chiesto che non venisse stralciato, cioè che non venisse eliminato dalla bicamerale, pur presentando caratteristiche diverse, che non venisse eliminato, proprio perché ha un legame che oramai è diventato storico. Ecco, e la cosa, tra l'altro, è stata approvata, no? E poi in plenaria è andata in votazione la bicamerale Orlandi Gregori, e adesso al Senato andrà in votazione la bicamerale Orlandi Gregori. E questo, secondo me, è un fatto fondamentale, importantissimo, perché forse c'è la possibilità di raccontare finalmente che cosa è accaduto dal punto di vista storico. Certo, il caso Orlandi, insomma, ha una complessità pazzesca. Fare luce su quello che è accaduto non sarà semplicissimo, ma comunque lo può fare, la commissione lo può fare, la magistratura si sta muovendo in un modo diverso, per fortuna. Ecco, quando io dicevo fare chiarezza, intendevo proprio questo: fare chiarezza, ad esempio, su Turkesh, fare chiarezza su quello strambo personaggio che risponde al nome di Marco Fassoni Accetti, fare chiarezza, no, su tutte queste cose, cioè decidere finalmente che ci troviamo di fronte a una persona disturbata, no, per quello che riguarda il citato Accetti. Ma le valutazioni, guarda, io appunto su queste valutazioni qua sono comunque valutazioni, sono valutazioni mie personali, Sì, no, ma dico, allora, l'inattendibilità di Marco Fassoni Accetti è stata decretata dalla magistratura. La fantasiosità del Turkesh, idem. Non siamo riusciti a capire chi produsse quelle lettere. Però, ecco, se una commissione parlamentare deve porsi come obiettivo quello di capire chi c'era dietro un depistaggio, mi sembra un lavoro un po' troppo arzigogolato e anche di difficile riuscita, per non dire quasi impossibile, perché o chi scrisse quelle lettere si presenta e dice: sono stato io, siamo stati noi, abbiamo fatto questo e quest'altro perché ci è stato detto da questo e quest'altro, altrimenti come fai ad arrivare a un obiettivo di questa natura? Sì, non sarà semplice, certo, non sarà semplice, però se una commissione invece
sceglie di convocare delle persone che avevano contatti con le vittime e che non sono mai state ascoltate dagli inquirenti, allora lì la prospettiva può cambiare. Però stiamo parlando di due piani molto differenti, stiamo parlando di un piano reale, concreto, un piano che da un punto di vista di visibilità mediatica non ne garantisce molta, e dall'altra parte invece abbiamo proprio l'apoteosi della suggestione, perché soltanto l'idea di andare alla ricerca di chi ha mosso i fili, ha fatto da gran burattinaio, fa la fortuna di tutta una serie di trasmissioni televisive che campano, campano, certo, lo sappiamo, sull'elargizione gratuita e smodata di suggestioni al pubblico. Ecco, tra l'altro, io quando ho letto i pareri di alcune delle personalità eminenti che sono state ascoltate al Senato, li ho letti pure io. Ecco, tra le righe di alcune dichiarazioni relative al timore che una commissione potesse fungere da palcoscenico per soggetti che a un certo punto danno così sfogo alle loro elucubrazioni e conquistano la scena, ho fatto anche questo tipo di considerazioni. Immagina cosa possono fare alcuni personaggi. Ecco, cioè, io non credo che loro si riferissero soltanto al tipo strambo di turno che una mattina si alza, si sveglia e dice sono stato io, ora vi porto le prove, e poi in mano non ha niente. Io non credo si riferissero soltanto a loro, però questa è una mia convinzione, comunque, che si poggia su quello che vedo e su certe dinamiche che ho imparato a conoscere nel corso di questi anni, di come lavorano certe figure che stanno nel mondo dell'informazione. Su questo condivido perfettamente, tu sai come la penso, quindi la penso esattamente come te, cioè è chiaro che poi alla fine vediamo che cosa accadrà, no? Però insomma io penso seriamente che però una commissione bicamerale può fare quello che magari la magistratura, per ragioni, no, di scelte investigative, non vuole fare, non può fare, non può più fare. Ecco, io penso che questa cosa può fare invece la differenza. Perché anche perché se la commissione facesse quello che fa la magistratura sarebbe anche superflua, cioè. Esatto. Assolutamente. Quindi può tentare appunto quello che dicevo prima, stando attenti a tutto quello che tu hai appena sottolineato, cioè che poi il rischio che qualche personaggio vada lì e venga audito, no? E che trasformi l'audizione in uno spettacolo, beh, insomma, ce n'è, eh? Sì, anche perché le audizioni di solito sono pubbliche, alcune possono essere segretate, ma... Alcune possono essere segretate, ma la maggior parte sono pubbliche, vengono trasmesse, diciamo, nei canali satellitari, sì. Quindi si possono ascoltare, quindi... Poi abbiamo memoria, no? Esatto. Di audizioni anche recenti. Bene, allora io penso che noi abbiamo fatto un po' di chiarezza su questo. Questa sera non ho proprio dubbi. Abbiamo raccontato gli elementi, credo, fondamentali di questa vicenda e soprattutto abbiamo tirato fuori quelli che potrebbero essere spunti investigativi incredibili. Deborah. Sì, abbiamo... Sì, sa va san Dio, domande ce ne sono, molte. Quindi è tutto tuo.
Ecco, ma qualcuno anche per te, Igor, non è che tu te la scampi così facilmente, però sì, la maggioranza sono ovviamente sì, per Tommaso Nelli. E, una domanda proprio riguarda l'argomento che avete toccato per ultimo, quello della commissione parlamentare. Ci chiede Mimma, il caso di Mirella non verrà penalizzato ancora una volta con questa commissione parlamentare, visto che è abbinato, sarebbe abbinato al caso di Emanuela Orlandi? Vado io? Sì. Ah, ok. Un po' l'abbiamo detto fino a pochi minuti fa, dal mio punto di vista il rischio c'è. Tutto dipende dall'impostazione con la quale vorrà procedere la commissione. Esatto. È un po' come per un'indagine, ed è un po' come per l'indagine su Mirella. L'inquadratura, l'impostazione, l'approccio fa la differenza. Se la vicenda di Mirella fosse stata analizzata come la vicenda di una ragazza scomparsa, un adolescente, se si fosse cercato di capire fin da subito quale poteva essere, dove poteva annidarsi il predatore sessuale che aveva messo gli occhi su questa ragazza, l'indagine probabilmente avrebbe preso avrebbe sicuramente preso un'altra strada e avrebbe dato sicuramente altri risultati e di gran lunga migliori rispetto a quelli prodotti seguendo altre piste frutto di, a loro volta, di figlie di un approccio sbagliato. Quindi se questa commissione su Mirella Gregori vorrà occuparsene andando a chiamare persone che appartenevano ai suoi mondi, cercando di illuminare questi mondi, cercando di capire una volta per tutte chi erano i frequentatori di questi ambienti, bene, sì. Se chiamerà Sonia De Vito per accertare molte delle sue dichiarazioni, per esempio come quelle del documento del SISDE, potrà arrivare verso qualche meta interessante. Se invece si muoverà di nuovo per Mirella all'ombra di Emanuela Orlandi, ripercorrendo la pista del terrorismo politico internazionale, la pista della banda della Magliana, Mirella Gregori sarà condannata a rimanere per sempre un satellite ombra del pianeta di Emanuela Orlandi. Okay. Però noi non lo sappiamo e speriamo che invece accada quello che tu auspichi. Me lo auguro, no, certo. Ecco. Alessandro ci chiede, ci dice, un vostro collega, non dice chi, sostiene che l'uomo dell'Avon sarebbe un chiaro riferimento a una certa fondazione Nova. Ne avete sentito parlare di questa fondazione Nova? È mai entrata in ballo? No, ma ho presente chi sia il collega e ho presente anche tutta la storia, però l'uomo dell'Avon è relativo alla vicenda di Emanuela Orlandi, non a quella di Mirella Gregori. Ok, perfetto. E per cui abbiamo tolto un po' di confusione. Beh, c'è da dire che dai commenti che ho letto stasera sulla nostra chat, è vero che il pubblico può confondere elementi del caso Orlandi, elementi del caso di Mirella, e credo che questo sia il prodotto appunto della fusione artificiale che è stata fatta, no? Di questi due casi. Insomma, si parla. Lo sappiamo, no? Quanti articoli sono stati scritti dove si parla solo della Orlandi, poi vai a leggere, no? Si parla solo della Orlandi, e però è citata anche la Gregori, no? Lasciando intendere magari con qualche frase, no? che forse c'è qualche collegamento, ecco che, insomma, certo. Francamente, diciamo pure, è uscito fuori di tutto, cioè io oramai sono anni che vado leggendo libri sul caso Orlandi, devo dire che non perché è qui, ma gliel'ho detto privatamente, l'ho detto pubblicamente quando lui non c'era, quindi io finora solo uno ne ho letto che
diciamo, si basa sulle carte, che fa un'analisi critica delle carte, che cerca di trovare quali sono gli elementi che finora non sono stati analizzati o che sono stati analizzati male. E, insomma, è il libro di Tommaso, c'è poco da fare. Poi non nascondo che ci sono altri colleghi che hanno anche una ottima conoscenza del caso, uno in particolare che è Pino Nicotri, che conosce benissimo il caso, credo lui l'ha scritto non so quante volte nell'ultimo libro che ha pubblicato, che tu e lui siete gli unici che hanno letto tutte le carte, io penso che sia vero, quindi ho un grande rispetto di quello che dice. Io penso francamente spero di poterlo dire, io penso che fino ad ora l'unica persona che è riuscita a tirare fuori elementi a mio avviso interessanti è Tommaso. Dopodiché non è che dobbiamo stare qui a incensarci, no? Perché poi, voglio dire, anche Nicotri ha tirato fuori molti elementi interessanti. A me personalmente convincono le cose che scrive Tommaso, quindi questa è la mia personalissima opinione. Grazie, Igor. No, perché... voglio dire, un riconoscimento. No, no, ma ci tengo a dirlo perché è importante. Poi io ho un grande rispetto di Nicotri e di quello che dice, per cui penso che valga la pena di discuterci, di ragionarci. Quindi con altre persone no. C'è gente che parla del caso Orlandi e non sa nemmeno di che cosa sta parlando. Cioè, non parlare, no, del fatto che di Mirella, no? C'è gente che dice proprio delle baggianate pazzesche, ad esempio, non voglio citare nessuno, ma ci sono persone che veramente, non lo so, insomma, sono interessate solamente a se stesse, a mettersi in mostra, non gliene frega un accidente, del dolore delle famiglie, del fatto che creano confusione. L'unica cosa che fanno è quella di prendere dei pezzetti delle robe assurde, di trasformarle in mostruosità e poi di lasciarle lì. Quello che a me preoccupa è che tutta questa roba resta dentro la rete e che chiunque può leggerla e farsi un'idea totalmente errata di come stanno le cose, perché si dà per scontato cioè, si prendono delle congetture e si trasformano in verità, addirittura si prendono delle falsità totali, perché va detto anche questo, no? E vengono ripetute caparbiamente, continuamente, addirittura facendo nomi di persone che non c'entrano assolutamente nulla né con questa né con nessun'altra storia, che non ci hanno mai pensato. Ecco, questo secondo me è un atteggiamento non solo non professionale, ma è un atteggiamento che io non esito a definire criminale. Perché manipolare le notizie, le informazioni, è, a mio avviso, criminale. Una cosa voglio dirti, Tommaso, sei anche la prima persona che accenna a un elemento a cui io avevo pensato, ma che non avevo visto nessuno esplorare, cioè il tragitto da e per la scuola. Perché
qualunque ragazza che vada a scuola a piedi o per un tratto a piedi tutti i giorni può incontrare persone che la prendono di mira, anche solo ragazzi o che vanno in scuole vicine o nella stessa scuola, però quando fai questo tragitto tutti i giorni da e per la scuola, qualcuno incroci, ecco. E io mi sono sempre chiesta, appunto, visto che parlavamo anche di un biondo che si sarebbe avvicinato in questo tragitto da o per la scuola, ecco, questa è la prima volta, Tommaso, che ne sento parlare da qualcuno che ha studiato il caso, ecco, lo voglio dire. Allora, poi abbiamo... Completo un attimo il tuo ragionamento, sottolineando anche il contesto socio-geografico della zona, perché comunque siamo nei pressi della stazione Termini. La zona della stazione Termini è una zona tutt'oggi estremamente sensibile da un punto di vista di sicurezza, ecco. Perché non ci gravitano, non ci gravitano di certo comunità di padri francescani, ecco, diciamo che è, certo. Che è un ambiente molto particolare oggi, 2023, sì, non oso pensare all'epoca, nel 1983, ecco, dove non dimentichiamo, poi ti do la parola, Deborah, scusa, ma un'altra considerazione da fare. E all'epoca vivevamo in una società dove la tecnologia non esisteva, quindi se oggi gli adescatori, i maniaci, i predatori ricorrono principalmente al web, all'epoca questo tipo di soggetti abbordava le giovani ragazze o le metteva nel mirino per la strada, perché era l'unico luogo per attuare i loro diabolici disegni. Quello che è successo a Mirella, di essere pedinata all'uscita della scuola, insomma, di essere seguita all'uscita della scuola, ma io nell'inchiesta su Emanuele Orlandi, parlando con una sua compagna di classe, lei mi raccontò che lei giocava a tennis, faceva tennis, spesso quando aspettava che venissero i genitori a riprenderla, che ne so, si avvicinava alla macchina, il macchinone di lusso guidato da individui di mezza età e più, tra l'altro anche dall'aspetto estetico più che discutibile, che cercavano di abbordarla, di approcciarla. Quindi ecco, cioè, era un mondo che presentava molte, molte insidie, e una ragazza di 15 anni poi ha anche meno strumenti per potersi difendere, perché a 15 anni la vita non la conosci. Certo, certo, infatti. Una domanda da parte della nostra Roberta De Angelis, che voglio ricordare agli ascoltatori, è praticamente una persona importantissima nella redazione della Notte del Mistero, non compare mai in voce o in video per una sua scelta, ci teniamo a dirlo, per una sua scelta che rispettiamo, ma è veramente fondamentale per il lavoro che si svolge e per preparare le puntate dietro le quinte. Roberta chiede: perché Mirella sente l'esigenza di passare ben due volte da Sonia? Potrebbe aver incontrato qualcuno nel tragitto scuola-casa? Potrebbe essere passata di nuovo al bar per aggiornare la sua amica? Guarda, allora, Sonia, e questa è un'informazione che ho trovato negli atti, Sonia ha detto che quella visita di Mirella, quella visita lampo di Mirella prima di salire a casa, non era la prima volta che avveniva, perché succedeva spesso che Mirella si fermava, magari le raccontava quello che avevano fatto a scuola, magari le raccontava di quello che le aveva fatto la corte, ecco, quindi non è stato un episodio eccezionale per quella giornata, ma una situazione, non voglio dire consueta, ma
ricorrente, quello sì, e poi fu una un incontro proprio di pochi minuti, quindi ecco, no? Poi per carità, ovviamente noi conosciamo una parte, cioè tutta la storia non la conosciamo, quindi per il calcolo delle probabilità non possiamo escludere assolutamente niente, però ecco, per le informazioni, io mi baso sulle informazioni in nostro possesso, quegli incontri erano ricorrenti tra di loro. Ecco. E Sax 63 ci chiede: ma siamo sicuri che la mamma di Mirella davvero non ha riconosciuto Raul Bonarelli? Sì, sì. Sì, siamo sicuri? Dimmi. Fu predisposto il confronto e la mamma non riconobbe Bonarelli, disse che si era sbagliata, disse che non era lui l'ignoto signore degli aperitivi. Non solo, però non ci si fermò lì. La giudice le mostrò il filmato della visita di Wojtyła alla parrocchia, chiedendole se nelle figure, nelle persone inquadrate, riconoscesse quest'uomo. E lei purtroppo in nessuno dei volti ripresi riconobbe questo individuo, questo ignoto signore degli aperitivi, questo individuo che si intratteneva al bar con la figlia e con Sonia, sul quale altre due informazioni. La prima è che Sonia ha sempre negato anche ha negato nel 2011, quando le fu chiesto dai magistrati, ha negato che lei e Mirella nel bar parlassero con qualcuno di più grande e che corrispondesse alla descrizione fatta dalla mamma. L'altra, che Bonarelli poi ha rappresentato l'unico anello di congiunzione concreta tra l'unico possibile anello di congiunzione concreta tra il caso Orlandi e il caso Gregori, perché prima di quell'audizione Bonarelli ricevette la famosa telefonata da quel suo superiore che gli disse che sul caso Orlandi lui non doveva dire nulla, che le notizie che il Vaticano aveva erano arrivate tutte da fuori. Ecco, Patrizia ci chiede, parlando, lei si riferisce a questo verbale del SISD, no? Uh-huh. Questo report, diciamo, sulla conversazione che ha avuto luogo nel bar dei genitori di Sonia. Ecco, chi fosse l'uomo di cui si parlava in questa conversazione, lo sapeva anche l'amica con cui Sonia si era confidata? Questa fonte dei servizi che ha assistito al dialogo non potrebbe essere sentito per verificare se sia ancora in grado di dare indicazioni sulla ragazza con cui Sonia si confidò? Bella domanda e saggia osservazione da parte di questa utente. Allora, nel documento si riporta che Sonia ebbe questo dialogo con una coetanea di circa 18-20 anni che lavorava come commessa nella zona. Quindi un altro motivo per il quale questo documento deve essere approfondito è capire chi fosse questa persona e, appunto, come ha osservato questa utente, se questo individuo era conosciuto anche da questa seconda ragazza. Poi la fonte del SISD, io non solo mi chiedo se la fonte del SISD a oggi ricordi altre informazioni, ma soprattutto se ci siano altri appunti da parte del servizio su questa notizia, perché i documenti trasmessi dal servizio ai magistrati non furono tutto quello che loro avevano su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Alcuni, nella premessa
perché questo incartamento fu anticipato da una premessa scritta nella quale il servizio riferiva che cosa aveva inviato in procura. Specificò, per esempio, che non c'erano nei loro archivi nemmeno mezzo documento che collegasse caso Orlandi e caso... comunque nessun elemento che collegava la vicenda alla banda della Magliana, e poi specificarono che non avevano trasmesso dei documenti a firma, i famosi atti relativi al Turkish. Poi, come ho avuto modo di appurare, non esiste come documentazione ufficiale soltanto quella che viene trasmessa in procura. Mi è stato detto da persone che lavorano nelle forze di polizia, e comunque hanno la polizia, le questure hanno i loro archivi, e nei loro archivi ci confluiscono anche tutta una serie di annotazioni raccolte durante una fase di indagine che non necessariamente vengono trasmesse all'attenzione del magistrato. Io l'ho sperimentato in prima persona, perché per il caso Orlandi, dai documenti ricavai la notizia che la questura di Roma nei suoi archivi ha una cartellina con tutte le indagini svolte sulla famosa BMW dell'uomo Avon, della vicenda Orlandi vista a Corso Rinascimento. Io chiesi la possibilità di visionare questa documentazione, mi fu negata. Quindi, come quella, ce ne possono essere tante altre di raccolte di atti che sono rimasti negli archivi della questura, per cui ci potrebbe essere anche del materiale che amplia questo appunto del SISDE, e per il quale voglio un attimo circoscrivere le ragioni che portarono il servizio a occuparsi della vicenda di Mirella Gregori. Dal mese di agosto i due casi procedevano appaiati a seguito, come abbiamo detto, delle lettere Turkish che poi furono un depistaggio. Finirono nelle mani dello stesso magistrato, che all'epoca era Domenico Sica. Addirittura anche la famiglia Gregori fu tutelata dallo stesso avvocato degli Orlandi, l'avvocato Egidio, e si stava percorrendo in quel periodo la pista del terrorismo internazionale, che aveva attivato i nostri servizi. Nel momento in cui si pensava che entrambe le ragazze fossero state rapite da questa presunta organizzazione terroristica, e le possibilità poi, cioè le supposizioni erano che fosse un'organizzazione straniera, a maggior ragione ci fu l'interesse dei nostri servizi, quindi una fonte fu spedita nel bar proprio per vedere se potevano essere raccolte delle informazioni interessanti. E le informazioni furono raccolte, il problema è che furono poi raccolte e dimenticate, trascurate. Grazie Tommaso. Tra l'altro quella è una zona di ambasciate, quella della via Nomentana, Porta Pia, via Alessandria e così via, è una zona che pullula di ambasciate. A me non stupisce affatto che una persona dei servizi segreti si trovi in un bar della zona e magari in cerca di qualcosa e per serendipity ne ascolti un'altra, no? E riporti su un'altra. Cosa ne pensi? Sono d'accordo, senza contare che magari quella persona in quel bar, questa fonte dei servizi in quel bar, non è che c'era andato appositamente quel giorno e ha avuto il colpo di fortuna, comunque insomma la combinazione, magari lo frequentava magari ancora da prima che gli venisse detto dal servizio, perché magari era un cliente abituale del locale. Certo. Quindi, cioè, certo. Perché si è favoleggiato molto, no?
bisogna chiederci perché c'era uno 007 dentro quel bar. Appunto, se mettiamo insieme, come sempre, no, bisogna contestualizzare, bisogna raccogliere tutte quelle informazioni relative alla vicenda, relative al luogo dove è avvenuta, come quelle che tu, Deborah, hai esternato, e poi si riesce anche a capire le ragioni di un'azione piuttosto che di un'altra. Cioè, già queste vicende sono complesse e hanno il mistero con la M maiuscola di essere ancora prigioniere delle nebbie dopo 40 anni che sono tanti. Non aggiungiamoci nebbie artificiali costruite solo per così proprio quasi l'astinenza da congettura, l'astinenza da complotto che ci porta a vederli anche dove non esistono. Infatti, no, poi come giustamente hai precisato, i servizi segreti, quelli civili, si occupano delle questioni anche politiche, economiche, interne, e non di cronaca nera, no? Di terrorismo anche, eccetera. Quelli esterni si occupano invece di questioni internazionali, no? Di informazioni reperite all'estero, per cui il coinvolgimento di un servizio segreto in un caso di cronaca nera interna deve per forza essere perché c'è un legame, come hai detto giustamente tu, col terrorismo internazionale o questioni di questo genere, e non per la cronaca nera in sé, ecco. Esattamente. Non c'entrano nulla, anche se sono in Italia un pochettino il perfetto calcio sui maccheroni, che viene inserito quando di un caso non si capisce più niente, allora vengono inseriti, diciamo, i servizi segreti. È sempre colpa dei servizi, sì. È infatti, il calcio sui maccheroni proprio. Ecco, una domanda che farà contentissimo Igor da parte di Mary. Igor, ascolta bene, l'uomo biondo non potrebbe essere Marco Accetti, che pare sia biondo e fa il fotografo? Per sua stessa ammissione, lui dice di aver avuto un ruolo nella sparizione di Mirella Gregori. Ecco. Che dite, Marco Accetti, il biondo di Porta Pia? Ma non la domanda, che insomma, ognuno è libero di fare le domande che vuole, ma dal mio punto di vista Accetti ha una grande capacità, che è quella di studiare bene i casi che poi si attribuisce e di trasformarli. Appunto, si è passati, sappiamo bene, no, dalla lotta fratricida tra le due componenti, che poi insomma in realtà c'erano davvero interne, in realtà ce n'erano molte di più interne alla Curia Vaticana, a la lotta fratricida dentro al SISDE, eccetera 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 eccetera. Cioè, ma di che stiamo a parlare? Cioè, a Roma si dice così, no? Ma di che stiamo a parlare? Ma che vuole? Cioè, che vuole essere una professione? Cioè, che vuole? Io non lo so che vuole. Cioè, vuole apparire sui talk show della sera? O della mattina? Non lo so. Certo. Portasse qualche prova, ecco, magari un po' più di sostanza. Se c'è più sostanza, magari ce la fa ad apparire nei talk show. Cioè, comunque c'è riuscito, bisogna riconoscergli il merito di aver dato sole anche a professionisti seri. Certo. E Lovely Smile ci chiede: gli inquirenti sentirono gli invitati alla festa presso il bar dei Gregori? Sarebbe stato utile per confermare le impressioni della mamma di Mirella e magari aggiungere qualche dettaglio. Tommaso, ti risulta questo? Allora, ne furono sentiti alcuni, ma questi alcuni erano i ragazzi e le ragazze, insomma gli amici e le amiche di Mirella che erano presenti all'evento.
Infatti alcuni di loro confermarono che c'era stato questo screzio tra lei e il fidanzatino Massimo, o meglio appunto che lui se l'era era andato via prima, era andato via in anticipo perché si era così infastidito dalla poca considerazione ricevuta. Tra l'altro, ecco, anche qui ora io mi appellerei a una maggiore sensibilità psicologica da parte degli investigatori. Perché? E calarsi un attimo nella mente di chi hai davanti, cioè dei ragazzi di 15-16 anni. Se, perché la letta così, no, dici me ne vado perché la mia ragazza non mi considera, lì per lì non gli dai peso, in un primo momento non gli attribuisci importanza, ma ecco, con un po' di sensibilità, un po' di psicologia adolescenziale, perché Mirella quel giorno, in quel contesto, non l'ha considerato? Che cos'è? Voglio dire, Mirella era innamorata di questo ragazzo, perché lo scrive sul diario a più riprese, è un mese che sto con Massimo e altri apprezzamenti. Quindi perché in un contesto poi gioviale, è una festa, è un rinfresco, poi è il locale dei tuoi genitori, è anche il tuo locale, no? Ok, ci puoi avere lo screzio perché magari discuti, perché che ne so, il tuo ragazzo fa un'uscita che non doveva fare, però lui dice di essersene andato perché si sentiva poco considerato. Certo. Perché? Certo. A che cosa è dovuta questa poca a che cosa fu dovuta questa poca considerazione? Questo non lo chiesero a lui e non lo chiesero nemmeno agli altri, a quegli altri ragazzi sentiti e che erano presenti alla festa. Però poi gli adulti presenti alla festa, no, quelli non sono mai stati, ma non si sono nemmeno preoccupati di capire chi ci fosse. Certo. Ma io sono già stupita anche del fatto che da quanto ho capito la mamma di Mirella sia stata sentita 20 giorni dopo la sparizione, 20 giorni, 3 settimane, sì. Per capire, sì. dalla mamma di una persona, di una ragazzina scomparsa, che cosa sia successo. 20 giorni, sono, sì. Tanti, tanti. Tanti, e tra l'altro 20 giorni nei quali poi, a parte ascoltare Alessandro De Luca, poi non ascoltarono nessuno, fu chiamata nessun'altra persona. Per carità, c'è il rapporto della polizia che riferisce che erano state interpellate alcune compagne della scuola superiore e alcune compagne delle medie, però si presume siano state dei colloqui orali che tutt'al più possono essere finiti in quelle annotazioni di cui parlavamo prima, che non sono confluiti nel fascicolo, perché poi le prime amiche di Mirella vengono sentite con l'estate, con l'inizio dell'estate, siamo già a luglio. Musa di Agosto ci chiede, sicuramente c'è un nesso, cioè secondo lei c'è un nesso tra questi ragazzi biondi e la frase che disse Mirella alla madre: mamma, non ti preoccupare, ti aiuto io a trovare i soldi per comprare una casa più grande. Sono state fatte delle indagini in questo senso? Allora, non sono state fatte delle indagini né in un senso né in un altro. Ora, io appunto poi non voglio forzare la lettura dei fatti, l'interpretazione che... Ecco, però chiarisci bene. Sì, esatto, però credo sia doveroso fare chiarezza su questa frase, perché anche questa frase si inserisce nell'apologia delle congetture e delle pesanti insinuazioni, per non parlare di diffamazione, siamo al confine con la diffamazione, nei confronti della povera Mirella. Perché? Perché la mamma, appunto, al giudice Ilario Martella, quindi siamo 85-86, raccontò che un siccome in casa ebbero
dei problemi di natura economica, tant'è vero che Mirella lo riportò anche sul suo diario di scuola. Che scrisse, te lo ricordi? Scrisse difficoltà economiche. Che scrisse, insomma, da una quindicenne. Sì, difficoltà economiche. A ogni modo, la mamma raccontò al giudice Ilario Martella che appunto erano in un periodo, lei aveva fatto presente che avrebbero dovuto sostenere delle spese a casa e quindi insomma sarebbe stato un periodo dove, come si dice in gergo, si sarebbe dovuta tirare un po' di più la cinghia, no? Un periodo di austerity, diremmo oggi. Ciao. Al che la figlia Mirella, lei le ritornò in mente questa frase che le disse Mirella. Mirella così disse: ah, non ti preoccupare mamma, li trovo io i soldi. Però da quello che si deduce dalla deposizione della mamma, tutto finì lì. Cioè, lei rimase tra il sorpreso e così anche un po' il divertito, non le dette tanta importanza a quella frase, anche perché se uno un attimo la contestualizza in un ambiente familiare, poi tra l'altro era un ambiente familiare quello pervaso, animato da molta concordia, cioè comunque era una famiglia unita, una famiglia dove si andava d'accordo. Mirella era una ragazza diligente, a scuola aveva anche un ottimo rendimento, l'anno prima fu promossa con la media tra il 7 e l'8, quindi cioè stiamo parlando comunque anche qui di un contesto familiare positivo, quindi non gli dai tante, pensi sia una frase così anche una boutade, ecco. Sì. Il problema qual è? Che alla luce del dramma c'è chi ha costruito un grattacielo di allusioni, di insinuazioni su Mirella, sostenendo che dietro quella frase si nascondesse una sua vita da squillo, fondamentalmente, perché poi è quello che sostengono, e che quindi lei poi sia finita in un giro di prostituzione minorile o mercato di film a luci rose, comunque ecco, una Cayenne di questa natura, e quindi che la ragione della sua scomparsa sia dovuta, si ritrovi in quella frase. In base a quali elementi oggettivi si può andare ad affermare a rilasciare una dichiarazione del genere sulla natura, sull'indole, sulla moralità di Mirella? Non puoi, anche giornalisticamente parlando, non puoi, perché non hai niente che provi che quella frase volesse dire che lei era una ragazza facile. E ipotizzarlo significa insinuare, non è un'ipotesi, è un'insinuazione, perché te stai gettando del discredito su una persona alludendo a una sua possibile forma comportamentale che non esiste, perché non hai le prove per dimostrarla. Poi che il biondo sia un individuo che possa avere a che fare qualcosa con questa storia, insomma, è più quella sì che è più di un'ipotesi, ripensando a tutto quello che abbiamo detto. Tra l'altro, chi citofonò a casa di Mirella non solo conosceva bene, come abbiamo detto prima, le sue debolezze, ma conosceva bene anche altre dinamiche che gli hanno permesso di mantenere l'anonimato. Perché? Perché questa citofonata arriva 14.45, 14.50, quando il portone dell'edificio era chiuso, perché il portiere tra le 13 e le 15 era in pausa. Quindi quella persona si è anche sincerata che non ci fossero dei testimoni. Poi tra l'altro è una persona, stando a un verbale di Sonia De Vito, figlio di quello che Mirella le raccontò nella toilette, questa persona le avrebbe proposto innanzitutto, prima di Porta Pia, invece che Porta Pia, di vedersi a Piazza della Croce Rossa, che
da dove abitava Mirella, in vista 600 metri se si passa da via dei Villini. E quindi anche questo fa pensare ancora di più che questa persona fosse una persona con una macchina, perché anche perché altrimenti o era una persona che abitava lì nella zona e quindi ha indotto Mirella a seguirlo a casa sua e poi è successo il patatrac, altrimenti viene da pensare che fosse una persona con la macchina che con una scusa qualsiasi, come è riuscita a far scendere Mirella da casa, poi l'ha anche convinta a salire in macchina con lui o con loro, perché magari potevano anche essere più di uno, e poi è successo quello che è successo. Certo. Deborah, direi che ci sono altre domande, chiudiamo. Sì, no, ma infatti... Ora, guarda. Sì, certo, no, ma saremo veloci. Ci chiedono se sul citofono di casa Gregori c'era scritto il cognome oppure se ci fosse scritto un numero. Tu lo sai, c'è qualche foto, qualche testimonianza di questo citofono? Senti, allora, c'è un video, questo citofono fu ripreso da un video, da un servizio televisivo realizzato dalla RAI per la trasmissione Telefono Giallo condotta da Corrado Augias, e dove ricostruirono gli ultimi attimi di Mirella, e viene ripreso anche il citofono che questa trasmissione andò in onda il 26 ottobre del 1987, la famiglia abitava ancora a Via Nomentana, e si vede proprio inquadrato il cognome Gregori sulla targhetta. Ecco, ok, per cui si vedeva, ecco, non bisognava essere a conoscenza di codici per pochi intimi o cose di questo tipo. No, anche perché non c'erano i codici elettronici al tempo, cioè c'erano i citofoni col pulsante che era anche magari un po', sì, un po' difettoso. Certo, magari su quel pulsante ci poteva essere scritto anche un numero delle iniziali, no? Però, ok, grazie, tu ci hai risposto. Ci chiedono chi sapeva di questa cotta per Alessandro, il compagno delle medie, oltre le pagine del suo diario. C'era qualche amica del cuore che era al corrente di questa simpatia? Sonia l'aveva. Sonia, sì. Sonia sicuro. Sonia sicuro, perché Sonia era in classe con loro alle medie e poi Sonia interruppe gli studi con la fine delle medie e iniziò a lavorare nel locale di famiglia. Sonia lo sapeva e tra l'altro e loro, appunto, come detto prima, loro passavano tantissimo tempo insieme, quindi ci sta che su questo, che questo Alessandro sia, Sonia lo disse, che loro comunque si scambiavano molte confidenze, quindi di questo Alessandro ne avranno sicuramente riparlato, proprio per due motivi: era in classe con loro e era un'infatuazione di Mirella. Quindi lei lo sapeva, e parlandone nel bar la notizia può essere arrivata a qualcun altro. Questa è una delle prime ipotesi. E poi se si fosse scavato più a fondo nei mondi di Mirella, magari si poteva venire a sapere che questa cotta la conoscevano anche altre amiche, altri amici. E Lorella ci fa una domanda particolare, o meglio particolare per me, non spiega perché fa questa domanda, ma chiede: per caso può c'entrare qualcosa la chiesa di Sant'Andrea della Valle? Ora, io a Lorella ho chiesto in chat se poteva offrire maggiori dettagli su questa domanda, però non ho letto una sua risposta. Diciamo, questa chiesa di Sant'Andrea della Valle ti fa scattare qualcosa, Tommaso, qualche idea, o anche no, per te è incomprensibile? No, non mi dice assolutamente niente, ma perché la chiesa di Sant'Andrea della Valle si trova su Corso Vittorio Emanuele II, sì. Tra l'altro è una bellissima chiesa, tra l'altro. Sì, andate a visitarla perché è veramente splendida. Sì, sì, ed è proprio nel punto in cui Corso Vittorio Emanuele II si interseca con Corso Rinascimento, è alla fine di Corso Rinascimento, quindi siamo proprio in tutt'altra zona rispetto non solo a dove è scomparsa Mirella Gregori, ma rispetto proprio ai suoi
ai suoi luoghi maggiormente frequentati. Si affaccia, questo lo dico per chi ama il gossip, la finestra dell'abitazione romana di Vittorio Sgarbi. Fantastico. La quale si vede Sant'Andrea della Valle. Questo direi che è proprio il tocco di classe per chiudere la diretta. No, abbiamo due domande veloci. Vai, Ettore, ci chiede, secondo te, Tommaso, c'è una seppur minima possibilità che i casi Gregori e Orlandi siano dei comuni allontanamenti o anche dei suicidi che spiccano tra gli altri per via della copertura mediatica? Oppure poi c'è un'altra domanda che vedo che sta scorrendo e si ripete in continuazione, e cioè: ma il fidanzato di Mirella ha davvero detto che ha chiamato alle 14:30 a casa e gli hanno risposto che Mirella era già uscita? Allora, riguardo l'allontanamento, allora, allontanamento volontario è da escludere, sia per Emanuela Orlandi sia per Mirella Gregori, perché assolutamente. Perché nessuna delle due aveva mai manifestato questa volontà, entrambe avevano ottimi rapporti in famiglia, quindi l'allontanamento volontario assolutamente no, e non ci sono nemmeno elementi a disposizione per poter presupporre l'ipotesi del suicidio. Poi quella su Massimo Forti, che lui chiamò alle 14:30 e Mirella avrebbe detto, adesso io ho perso un po' perché mi sono riuscito a collegarmi da poco alla chat, sì, e qualcuno ha fatto una domanda, non so se Deborah l'ha vista, comunque dice no, io no, perché stavo facendo le domande in una intervista, quindi non stiamo parlando, è quello che dicevamo prima, no? Sì. Un conto sono le interviste, un conto sono i verbali, non credo che stiamo parlando di un verbale, però sembra, ecco, un'altra cosa, ho sentito la testimonianza del fidanzato di Mirella, questo lo scrive Emilia Galli, dove dice, ecco, ho sentito la testimonianza di Mirella, del fidanzato di Mirella, vuol dire che ha sentito la testimonianza, sì, in una trasmissione televisiva, immagino, dove dice di aver chiamato casa Gregori alle 14:30 e che Mirella era già scesa. Se così fosse, tutto cambia. Questo scrive Emilia Galli. Ok, allora guarda, credo che sia molto probabile che la trasmissione sia uno speciale del TG2 dedicato a entrambi i casi Orlandi Gregori, che andò in onda il 17 marzo del 1988 su Rai 2. Ah, quindi questo, dell'88? Credo che sia quello. Perché ti dico questo? Perché da ieri questa puntata è disponibile su YouTube. Me l'ha segnalata, tra l'altro, un caro collega che si chiama Francesco, se non ricordo male, ieri sera, mi è arrivato questo messaggio su Instagram ieri sera tardi, e ho passato in rassegna così velocemente questa trasmissione, e ho visto che è stato intervistato anche il fidanzato di Mirella, Massimo Forti, però devo ancora visionarla oggi, non ho avuto possibilità, quindi mi riservo di prestare attenzione all'intervista che fu fatta al tempo a Massimo Forti, e poi magari realizzo un breve video dove do la risposta a questa sì, perché è importante, certo. Come, anche se poi bisognerebbe confrontare quanto detto nell'intervista con quello che riferì che mise a verbale all'epoca. Non dimentichiamoci mai che nel 1988 erano comunque trascorsi già 5 anni dai fatti, ecco. No, ma infatti
te l'ho detto, insomma, continuo a ripeterlo, no? Spero di non annoiare chi ci sta ascoltando, però i verbali devono essere confrontati con i verbali, le interviste sono tutta un'altra cosa. Sì. Si possono commentare, ovviamente, sì. No? Sto parlando del nostro lavoro, no? Possono essere utili, perché no, a me torna sempre in mente Vanacore che dice a chi lo intervista, no, è giovane, lo sto aspettando, e lui stava già a Monacizzo, no? Ma che significa? Ma che vuol dire? Cioè, se lo sta aspettando ed è giovane, allora lasci capire che sai chi è. Esatto. Ma perché non l'hai riferito ai magistrati? Capisci? E invece Pietrino Vanacore ai magistrati non ha riferito nemmeno che cosa ha fatto il pomeriggio del 7 agosto, perché noi allo stato dei fatti lo possiamo dedurre, ma non lo sappiamo, cioè lui non ce l'ha mai detto. Ecco, quindi le interviste sono una cosa e non possono essere assolutamente confuse con, poi soprattutto le interviste che vengono pubblicate, poi sai, io voglio ascoltare la registrazione, vorrei ascoltare la registrazione o la trascrizione integrale. Cioè, una cosa assume valore quando qualcuno ti spiega, ti fa un ragionamento e ti dice e ti dà delle informazioni. Se così è e tu hai la trascrizione o la registrazione, allora quello comincia ad essere un materiale, diciamo, che può essere preso in considerazione. Allora, certamente. E poi ci chiedono, chiedono se sei biondo, se il biondo può essere la stessa persona di cui parla Max Parisi, il nostro caro amico Max Parisi, l'uomo della Ferrari. Perché Tommaso, non so se lo sai, ma sì, Max Parisi, ecco, parla di questo uomo della Ferrari che lui associa a vari casi di delitti, di scomparse di donne, ragazze a Roma. E allora, visto che questo signore anche questa, lui dei, guarda, dei tolgo tipi... a Tommaso, poi se vuole lo può dire tranquillamente, però l'imbarazzo di rispondere, tu sai quanto io voglia bene a Max, ma non credo nemmeno, non ho mai creduto fin da quando ho letto quel libro alla tesi sostenuta da Max, proprio assolutamente infondata. Lui ha fatto un lavoro, ha messo insieme tutta una serie di elementi, non nego che magari qualche omicidio di prostituta o di tossicodipendente abbia degli elementi che possano far pensare ad un seriale, ma tutto quello che è scritto in quel libro è ovviamente la mia personalissima opinione. A proposito di Simonetta Cesaroni, Mirella Gregori, Katie Skerl, beh, è per non parlare dell'Orlandi, è assolutamente privo di qualsiasi fondatezza riscontrabile. Io mi limito solo a un'osservazione, che Mirella Gregori ed Emanuele Orlandi sono due casi di scomparsa. Negli altri casi, Katie Skerl più gli altri casi trattati nel libro di Parisi e Lupacchini, si parla di omicidi. Quindi già partiamo su due piani, differenti, due piani criminali, criminosi differenti, perché da una parte abbiamo la possibilità che ci sia un unico serial killer, perché abbiamo dei cadaveri, abbiamo delle vittime, poi ovviamente io non conosco nei dettagli ogni singolo assassinio trattato, però ecco, l'unica valutazione che posso fare è che Mirella Gregori ed Emanuele Orlandi non possono essere messe sotto la lente
l'ingrandimento del serial killer, perché i loro sono casi di scomparsa. Soltanto nel momento in cui si dovesse arrivare a scoprire i loro cadaveri e si dovessero riscontrare delle analogie, sia come modalità di uccisione, sia come arma utilizzata, analogie con altri delitti, allora si può iniziare a pensare all'esistenza di un unico di un'unica mano. Bene, allora abbiamo risposto. Questo biondo, questi biondi, insomma, hanno scatenato diverse suggestioni ed era normale che questo accadesse. Ringraziamo i nostri ascoltatori per le loro domande, perché appunto danno modo ai nostri ospiti di elaborare ancora più in dettaglio dei temi, delle associazioni molto interessanti. E ringraziamo Tommaso Nelli, che io spero a questo punto torni in qualche modo a vivere a Roma, almeno per un periodo, per fare di nuovo il segugio nei confronti di magari di tutte quelle persone alle quali potrebbe essere chiesto qualcosa e che nessuno ha mai pensato di chiedergli, ecco. Sì, anche perché, mi viene in mente appunto l'inchiesta su Emanuela Orlandi. Attraverso la ricerca delle persone, io poi ho raccolto anche delle testimonianze inedite di persone che non erano nemmeno, i cui nomi non erano nemmeno agli atti, testimonianze inedite importanti. Quindi poi il lavoro del giornalista deve essere, che si occupa di queste vicende, deve essere sempre un compendio tra la parte documentale e la parte orale, cioè quella delle testimonianze, quella proprio dell'indagine sul campo, dove vai alla ricerca delle persone. Certo, certo, e questo è importantissimo. E Daniele Brunzi, sei ancora con noi? Eccomi, sì, qua. Vai. Eccomi. Ecco Daniele. Dai, è stata una bella serata, no Daniele? Come? È stata una bella serata. Molto. Interessantissimo, oltretutto. Bene. Allora, siccome ho visto che qualcuno l'ha chiesto, insomma, io spero che torneremo a parlare presto del delitto di Via Poma. Per quello che riguarda l'uscita del libro, è imminente. E farò a Roma, spero, una presentazione in una piccola libreria del Pigneto prima dell'estate, cioè prima di agosto. Il libro è stato, insomma, ha tantissime prenotazioni, però io spero che molti vengano alla piccola libreria a comprarlo lì, perché la mia intenzione è quella di aiutare questi due librai del Pigneto, che sono molto coraggiosi e che continuano imperterriti a proporre in continuazione una quantità di libri immensa. E questo è un arricchimento, no, del quartiere, del municipio di Roma, e voglio farlo, naturalmente non potendo farlo per tutte le piccole librerie che io amo, tra l'altro, e adoro, lo faccio simbolicamente per questa, perché poi, come credo si sappia, io abito al Pigneto e quindi in qualche modo questo è un piccolo contributo che voglio dare alla libreria. Dopodiché mi hanno invitato già in un sacco di posti a presentarlo, dalla Festa dell'Unità che si svolgerà a Roma, a settembre lo presenterò in Campidoglio e sarà presentato da tre donne, sono tutte e tre consigliere del Comune di Roma, che sono appassionate, conoscono il caso molto meglio di me, e che tra l'altro insieme ad Antonio Stampete, che Stampete, altro consigliere, che poi è il consigliere che ha firmato la richiesta per il giardino dedicato a Simonetta, insomma, saranno presenti, e in quell'occasione
Lancerò anche un'altra proposta, faremo in modo di lanciarla, e cioè quella di dedicare a Cathy Scherl un giardino, l'ultimo giardino che ha attraversato, quando se n'è andata via appunto da Viale Kant, no? Dalla casa di questa ragazza, tra l'altro Cathy si era imbucata a quella festa perché appunto non era sua amica, ma era l'amica di una sua amica, quindi l'ha festeggiata, ce l'ha riferito proprio Paola Chiovelli in diretta qualche settimana fa, per cui sì, ecco, andrò a presentarlo in giro per l'Italia, perché mi hanno chiesto di presentarlo a Venezia, a Trieste, a Napoli, quindi insomma ci sarà occasione di incontrarci, di parlarne e di riparlarne ancora. Per quello che riguarda l'inchiesta, beh, insomma, io so che continua ad essere aperta, quindi il fascicolo è aperto, non è stato chiuso, quindi presumo che questo vuol dire che stanno continuando ad indagare, però ecco, ci sono due cose, no? E voglio magari anche un po' di sostegno da parte di Tommaso, cioè, ma che senso ha chiedere, no? Chi ha ammazzato Simonetta? Cioè, qual è... cioè, io continuo a trovare persone che chiedono, no? Ma qual è il nome? Qual è il nome dell'assassino? Cioè, è assurdo, no? Cioè, è vero, ho contribuito a presentare io, non da solo, insieme a Luca Dato, abbiamo contribuito a presentare l'esposto di Paola Cesaroni, bene, ma abbiamo indicato dei contesti, abbiamo indicato delle situazioni, non abbiamo indicato il nome dell'assassino, quindi non è compito di un esposto indicare il nome dell'assassino, a meno che non ci siano prove talmente eclatanti. E l'altra cosa che emerge e che a me fa veramente come dire, mi sconvolge, no? Ma quali sono le novità? Ma come, quali sono le novità? Ma io dico, questo è un percorso che abbiamo fatto insieme, Daniele lo sa, perché io mi ricordo ancora quella lunga notte che abbiamo passato a parlare di continuo, tra l'altro voglio ricordare Vic, no? Che ha condotto, Vic White, Vittorio Bianchi, che ha condotto e che non c'è più, che ha condotto gran parte di una diretta non stop che abbiamo fatto per chiedere che il caso venisse riaperto. E qui c'è la gente che dice, ma quali sono le novità? Ma come, quali sono le novità? Il caso è stato riaperto 2 anni fa. La gente si sarebbe messa a ridere dicendo, guardate che adesso faremo riaprire il caso, no? E quali sono le domande che vengono fatte? Quali sono le novità? Ma come, quali sono le novità? Le novità sono tutti i documenti nuovi che sono emersi, diciamo, che e che tu hai analizzato, Tommaso. Io ho trovato documenti inediti esattamente là dove ha detto Tommaso. Li ho fotografati, cioè, c'è poco da fare, no, li ho trovati, li ho fotografati, ecco. E li ho consegnati in procura, anzi, per la verità li ho consegnati prima alla bicamerale, perché come si dice a Roma, non si sa mai che può succedere, e poi li ho consegnati anche in procura, li ho firmati io, cioè accanto alle firme di chi li ha redatti e di chi è stato interrogato, eccetera eccetera eccetera, di lato c'è la mia firma, perché li ho consegnati in procura. Ecco, Tommaso, vorrei sapere un secondo, poi chiudiamo, siamo andati oltre le 3 ore, sei d'accordo con me?
cioè la novità è che il caso è stato riaperto, quella è la novità vera. Assolutamente sì, soprattutto dopo quanti anni era che erano ferme le indagini, quando è che era, si era chiuso tutto? Le indagini sono state chiuse con il rinvio a giudizio di Ragnaro Busco nel 2010. Esatto, quindi cioè, voglio dire dopo 12 anni, 13 dopo anni. Dopo 12 anni, perché sono state riaperte nel luglio del, oramai è un anno, no, nel giugno del, è già passato un anno, del 2022. Dopo 12 questa anni, è... dopo 12 anni è un processo. Ecco. Cioè, non è che c'è stata soltanto un'archiviazione che uno quindi... Ma è un anno che stanno indagando, è un anno e non hanno chiuso, cioè continuano ad indagare, cioè, è questa la novità. E quindi vuol dire, e io me lo auguro, che dalle carte che gli hai consegnato abbiano trovato dei filoni molto interessanti. Ma anche probabilmente da quello che è scritto nell'esposto. Dopodiché io non ho l'abitudine, no, di andare a pubblicare in giro nomi di soggetti, no, e accusarli di essere degli assassini, perché questo non è il mio lavoro, no? Questo lavoro lo può fare, che poi lo deve fare seguendo delle regole. C'è sempre la presunzione di innocenza, non ce lo dimentichiamo. C'è la presunzione di innocenza, è un dato oggettivo. Poi la chiediamo anche per noi, no? Per noi giornalisti, la presunzione di innocenza, ma c'è prima di ogni altra cosa per chi è accusato di un reato, qualsiasi sia questo reato. La presunzione di innocenza comporta che nessuno ha il diritto di elaborare delle congetture e in base a queste congetture pubblicare il nome, pubblicare significa anche pubblicarlo sulla rete, perché poi queste cose restano. Io continuo a ripeterlo, queste cose restano per anni, restano per decenni, probabilmente resteranno per secoli, perché questa roba oramai non la cancelliamo più, è un ipertesto che leggeranno i nostri nipoti, i nipoti dei nostri nipoti. Lo sappiamo che è così. Ecco, allora proprio per questo bisogna stare attenti, perché tra 100 anni qualcuno potrebbe leggere che Pinco Pallo ha detto che Tizio è l'assassino di Simonetta Cesaroni. E questa è una follia dal punto di vista, questo è un crimine. Questo è un crimine, quindi ci sono in giro dei crimini. Così è. E questo fanno. Ma per quale motivo? Poi dei criminali che fanno per mestiere l'impiegato di banca, l'impiegata delle poste, diciamo altri mestieri che con le indagini non c'entrano assolutamente nulla. Non so, forse c'è anche qualcuno che ha un banco in piazza, ma è importante avere un banco in piazza, è importante fare bene il proprio lavoro, il lavoro che si è scelti, il lavoro che ci si trova a fare. È sbagliato e criminale continuare a perseverare, probabilmente per motivi personali, per tentare di mettersi in mostra, no? Di dire ecco, io ho risolto il caso, e tutte queste cose qua. Questo è un atteggiamento criminale. Voglio chiudere con quello che mi ha detto una persona che lavora in procura, anche qui non voglio fare il nome perché non è giusto che venga fatto. Bene, quello che mi ha detto è esattamente questo. Per quello che riguarda il delitto di Via Poma,
anche la notizia che è stata subito divulgata, in realtà sono riusciti a mantenerla segreta per un mese, che il fascicolo è stato riaperto, nuoce alle indagini. Ecco. Guarda, e così abbiamo risposto. Sì. Chiudo come commento al tuo intervento citando Nanni Moretti, in Sogni d'Oro, che disse: io non parlo di cose che non conosco. Bellissimo. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte cari ascoltatori, buonanotte, e ci vedremo giovedì prossimo sempre alle 21:30 con la notte del mistero. Grazie, buonanotte. Bene, buonanotte a tutti e niente, e a giovedì. Domani e venerdì c'è Pasquale De Santis con la sua trasmissione. Pertanto buon ascolto a tutti anche domani sera. Ciao ragazzi, buonanotte, grazie. Buonanotte. Le tue labbra, sfiori la lingua, bisogna sporcarsi il ventre che strilla, dentro i tuoi occhi specchi di vetro, se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh